Bentrovati in questa domenica 3 maggio a Sveglia Trieste. Abbiamo appena assistito alla messa da Santa Marta di Papa Bergoglio. Iniziamo con quella che è la rassegna stampa del mattino dal quotidiano Il Piccolo in questa giornata che è un po' la vigilia della cosiddetta fase 2 che inizierà da domani. Pressing per riaprire in anticipo sport, spostamenti pure in auto. Attesa oggi l'ordinanza Fedriga, trattativa con il governo per il riavvio di negozi, ristoranti e parrucchieri l'11 e il 18 maggio. Chiarimenti sul decreto Conte, da domani visite ai congiunti ma anche attività motorie raggiungibili con bus e vetture. La regione in trattativa con il governo per anticipare, nel caso si confermi il trend di discesa dei contagi, l'apertura l'11 maggio per i negozi e al 18 maggio per ristoranti, bar e parrucchieri. Oggi è attesa l'ordinanza di Fedriga, ma sono attesi anche alcuni chiarimenti ovviamente prima del governo, perché si tratta tutte di situazioni che sono nell'ambito, diciamo così, della bozza, dei desiderata anche delle categorie che vanno però confermate. Questo lo precisiamo perché altrimenti ovviamente da casa iniziano a scattare le domande anche delle categorie che ovviamente attenderanno la giornata con ansia per avere una risposta. Al momento sono, come dire, bozze, non dico indiscrezioni, qualcosa di più, però serve la conferma. Che dovrebbe tra l'altro arrivare in giornata, quindi seguendo le nostre dirette sicuramente avrete conto della situazione. Intanto arrivano i chiarimenti del governo, appunto da domani dovremo andare verso l'ok a spostamenti in bus e auto per fare sport. Ospedale o casa di riposo, 32% dei positivi lavora qui. La diffusione a Trieste, la denuncia dei sindacati, ammalarsi lavorando per salvare le vite degli altri, succede a Trieste dopo un terzo delle quasi 1300 persone colpite dal virus, o sono professionisti delle case di riposo oppure lavorano in ospedale. Intanto il primo ricorso del prefetto contro la multa da 400 euro. Esce di casa per fare due passi allontanandosi dalla propria abitazione per alcune centinaia di metri, ma viene sanzionata. È accaduta una 68enne triestina quando il lockdown prevedeva misure più stringenti. A nulla è valsa la prescrizione medica che la signora, ammalata di cuore con alle spalle un intervento chirurgico, si è portata con sé la multa di 400 euro e di conseguenza poi si è rivolta al prefetto. Precompilata online martedì, la pandemia allunga i termini. Online da martedì la dichiarazione precompilata per la pandemia, i termini slittano al 30 settembre. La nuova piscina in Porto Vecchio, acqua a 32 gradi e più spazi verdi, struttura sanitaria e terapeutica alle spalle del nascente centro congressi, prende forma l'ipotesi della nuova piscina terapeutica alle spalle della collassata acqua marina. Adesso andiamo a vedere anche le altre notizie, arriveranno ovviamente anche le prime chiamate allo 040 31 39 93, la mail la vedete, svegliatrieste@tele4.it. Allora, via libera ai lavori nelle seconde case e agli adeguamenti di saloni e locali. Oggi la nuova ordinanza di Fedriga, nessuno strappo con Roma, ok agli sport individuali e di coppia all'aria aperta. Ovviamente si attende questa ordinanza numero 12 in giornata, quindi attendiamo di avere le notizie ufficiali su questo. Test sierologici, piano per i lavoratori a rischio, l'annuncio di Riccardi Roberti. A marzo Ebiart ha erogato 1.200.000 euro per anticipare la cassa agli artigiani, strumento utilizzato da 818 aziende, guida Udine con 319 e poi Pordenone con 260. Poi la trattativa con il governo per anticipare le aperture. Il presidente della regione conferma a Confcommercio il pressing per portare l'11 maggio la ripresa dei negozi di abbigliamento e al 18 quella del settore della ristorazione, dei bar e dei parrucchieri. Quindi anche qui ovviamente attendiamo l'ufficialità per permettere a tutte le categorie di ritornare all'opera, per mettere a posto i locali prima e per lavorare poi secondo quelle che saranno le nuove disposizioni. Il 32% dei positivi registrati a Trieste, quindi uno su tre, lavora in ospedale o case di riposo. Un dato triplo rispetto alla media nazionale che è pari al 10%. Intanto in Friuli Venezia Giulia tre morti, scrive il quotidiano Il Piccolo, 18 nuovi casi. Attenzione però che i dati ufficiali di ieri parlavano di una sola morte a Trieste, quindi evidentemente si tratta di un'estrapolazione fatta successivamente dal quotidiano da confermare. Soluzione al vaglio per le visite negli ospizi e prosegue l'attesa della nave ricovero. L'obiettivo è consentire agli ospiti delle strutture di rivedere dopo due mesi i loro cari in sicurezza.
Non c'è ancora una data precisa sull'arrivo del traghetto Allegra in Porto Vecchio. Torniamo anche sul fronte ospedaliero, camici chiusi con il nastro, sacchi di nylon ai piedi, la denuncia dei sindacati, nel mirino la giunta e i vertici di Asugi, inaccettabile l'abbassamento del livello di protezione e dalla gestione commissariale nazionale è arrivato solo il 13% dei DPI impiegati in regione, con alcune foto che effettivamente colpiscono circa, diciamo così, delle protezioni fai da te. A Trieste il primo ricorso al prefetto contro una sanzione da 400 euro. In realtà Tele4 vi aveva documentato un altro caso analogo che non è arrivato a ricorso ma è arrivato a un conciliabolo con il comune per quanto riguarda i vigili urbani. Vi ricorderete la signora che ha chiamato due volte perché gli è stata comminata una multa perché era salita con l'autobus con la mascherina e senza guanti. Esattamente quello che prevedeva l'ordinanza regionale. Gli è stata data la multa per l'assenza di guanti che erano opzionali, in realtà poi si sta lavorando per ovviamente toglierla. La protagonista era uscita di casa quando i divieti erano più stringenti di ora con la prescrizione medica perché era cardiopatica, come detto, code davanti ai negozi di generi alimentari e supermercati dopo l'alta del 1° maggio, ecco quello che abbiamo vissuto nella giornata di ieri, documentato peraltro anche da Gianluca Paladin. Stalli blu di nuovo a pagamento, multa go-go in zona maggiore, la punizione agli automobilisti distratti nella giornata di ieri. A Lignano off limits spiagge e parchi, Grado si smarca e lascia tutto aperto. Il sindaco Raugna, se chiudo l'arenile o la pista ciclabile si affollano le calli e sul nuoto in mare perché no, dice Raugna. I cruci dei genitori che lavorano e spunta l'idea dell'asilo outdoor, cioè all'aperto. Sul web è sempre più palpabile la preoccupazione di mamma e papà, un privato lancia alle istituzioni la proposta del centro estivo sicuro. Peraltro anche il governo aveva parlato di centri estivi nei boschi, in aree verdi, insomma era una delle possibilità. Ricordo sempre, siamo il 3 di maggio e la vigilia del 4, la vigilia della cosiddetta fase 2, quindi sicuramente in giornata avremo i chiarimenti ufficiali del caso. I negozi vanno riaperti, la rabbia di Monfalcone nel mirino della questura, Piazza della Repubblica occupata da 250 artigiani, commercianti ed esercenti, rapporto sul sit-in a prefetto e procura, niente autorizzazione e regole violate, esattamente quello che ha detto ieri sera a Tele4 facendovi vedere il servizio. Rivediamo la manifestazione di Monfalcone se possibile con il nostro Massimo in regia, perché? Perché c'era una rivendicazione, quella di commercianti, che è stata seguita anche dalle parole del sindaco Cisint. C'è stata questa manifestazione parlando di lavoro, dignità, il lavoro un diritto. C'è stata però anche una situazione in cui gli agenti di polizia hanno distanziato i presenti e hanno comunque fatto rapporto in questura rispetto alle regole Covid. Sarà poi il questore di Gorizia a decidere oggi se partire con le sanzioni. Vediamo intanto la manifestazione. Oggi sono venuti in tantissimi, volevano oggi essere nei loro laboratori, nei loro negozi, sono costretti invece ad essere qui. Manifestazione molto partecipata oggi a Monfalcone in Piazza della Repubblica. A portare striscioni e chiavi dei negozi al sindaco sono stati tanti piccoli imprenditori locali, le cui attività, secondo le ultime disposizioni annunciate dal Presidente del Consiglio, dovrebbero rimanere chiuse ancora per molto tempo. Il sindaco e alcuni esponenti della Giunta hanno ascoltato le loro richieste. A portare le chiavi, a portare le mascherine, a portare le borse dei loro negozi, a portare le visiere che hanno già comprato perché sono pronti per poter iniziare. Sono costretti a dirlo in questo modo, vorrebbero solo lavorare, lavorare per le loro famiglie, sono quelli piccoli. E la stranezza di questa città è che lunedì in altre aziende ripartiranno migliaia di persone al lavoro, il che è giusto, è doveroso, bisogna lavorare. Però non deve essere privato di questo diritto questo gruppo di persone. Queste le parole del sindaco Cisint, che vedremo se riusciremo poi eventualmente a sentire nel corso proprio della mattinata di Sveglia Trieste rispetto alla manifestazione di ieri. Intanto le sue parole le abbiamo sentito, lo spettro di tutte le categorie, noi chiusi e confini aperti, vanno sulla scala dell'antincendio. Tre ragazzi multati dalle vigilesse, altro episodio successo appunto a Monfalcone. Noi intanto ci fermiamo un istante per la pubblicità, torniamo tra poco anche con le chiamate da casa.
Bentrovati in onda a Sveglia Trieste, proseguiamo con la nostra trasmissione, con la rassegna stampa, poi dovrebbero esserci dei collegamenti, non ve li preannuncio perché potrebbe essere più di uno, ma stiamo formalizzando, diciamo, via WhatsApp. Pronto, buongiorno, prego. Buongiorno. Buongiorno signora. Guarda, buongiorno, dopo tanto tempo sono riuscita a parlare con voi. Sì. Guarda, io ho 81 anni, ho fatto operazione al ginocchio e hanno me lasciato invalida con 2,5 cm più corto, io non cammino, io sono a casa già da 2 mesi perché non esco, perché sono stata terrorizzata con questa cosa di coronavirus, io sono completamente sola qua. Ho mia figlia che è dottoressa, ma c'è un studio a Londra e venivo una volta al mese, una settimana. Adesso non puoi venire. E guarda, io ho una depressione libera. Ieri hanno chiamato Gianluca, io ho un cagnolino che è la mia compagnia, so questo. Ha chiamato questa signora Gianluca a dire che non è stata bene, è andata al pronto soccorso, sì, a fare tutto il test del coronavirus, non aveva coronavirus, e la dottoressa ha detto che lei aveva una malattia, adesso non so il nome, ho dimenticato, che è un cucino del coronavirus, che è trasmesso dai gatti e cani. Guarda, non è possibile queste cose, si devono le persone a parlare. Adesso sono più terrorizzata che non si può accarezzare il cane, che non si può... Guarda, che cosa faccio? Io sto molto male da ieri, perché io ho questo cane che è la mia vita, io non ho nessuno. Beh, ma insomma, tanto non pianga, devo signora. Se questo è vero. Signora, ci faccio una cortesia, ci giri il nome del veterinario, così magari lo chiamiamo e ne parliamo in onda anche per chiarire, perché io so che ci sono stati alcuni casi di trasmissione. Mi scusa di interromperlo, non sento. Signora, ci dica chi è il veterinario, così rintracciamo e cerchiamo di capire, perché è una cosa da capire, però ci sono stati dei casi di trasmissione dall'uomo? Due persone gravemente malate, se non sbaglio, a un animale domestico, mi pare si trattasse di un cane, c'è stato un caso in Italia, però è stato un caso isolato, la nostra veterinaria di riferimento ne ha parlato durante Sveglia e Trieste e ha parlato di caso, diciamo così, eccezionale. Se però lei ci dà il numero di telefono o comunque ci fa capire che è il suo veterinario, proviamo anche a contattarlo e parlare in diretta di questa cosa per chiarire. Guarda, un veterinario... Mi scusa, il veterinario di mia cagnolina non è qua, è in Slovenia, capito? Io non ho veterinario qua. Vabbè, signora, però, cioè, come dire, noi facciamo il possibile, casomai in giornata chiariremo la vicenda, ma quindi sto cane sta male? No, sta bene, no, mio sta cane. Bene, ok, allora, come dire, evidentemente se le hanno detto che non è trasmissibile all'uomo... Cosa le ha detto il veterinario? No, non è un veterinario, scusa, lei non ha capito. Ieri una signora ha chiamato a voi, sì, al, sì, telefono, sì, ha detto che non è stata bene e che è andata al pronto soccorso. Sì, non ho capito. Un veterinario, la signora non stava bene. Ma io ho capito che lei parla di un cane però, signora. No, ma scusa, mi vede se mi capisce. Signora, lei non è che proprio si esprime in maniera così facile da comprendere. Se mi fa capire, guardi, io non ho capito allora quello che ha detto. Mi scusa, signore, per favore, mi capisca, mi senta. Mi senta, per la favore. Sento, ma questa, non... Ma, signora, l'ascolto. Questa signora è andata... Oddio, non riesco, no, non sento cosa che lei dice perché ho la televisione spenta. Sì, ma io la sto ascoltando, signora, si tranquillizzi e mi spieghi. Io ho capito della signora che è andata in pronto soccorso, ho capito. Non ho capito a questo punto che cosa c'entra il cane. Le spiego, per favore.
Mi senta, che noi è andata a pronto soccorso, la dottoressa lì a pronto soccorso ha fatto test coronavirus, lei non ha il coronavirus. Bene. Non... Okay. Quella dottoressa del pronto soccorso ha detto che lei aveva un virus che è un cugino del coronavirus, che è trasmesso per i cani e i gatti. E questo è un altro terrorismo, che cosa è questa? Io devo sapere la verità, non è possibile. Mi sembra, allora, intanto cugini del coronavirus vuol dire tutto e niente. Non si fidi di quello che dicono le altre persone. Lei ha paura perché dice non posso più accarezzare il mio cane, ho paura di accarezzare. Sì, okay. È l'unica cosa che ho. Ok, intanto stia tranquilla perché mi sembra molto molto improbabile che anche il suo cane abbia questo problema. Quindi intanto tranquilla, primo. Secondo, pronto soccorso dove? Pronto soccorso dove? Non lo so, no. Vabbè, però signora, come dire... È un po' difficile però anche per noi lavorare se non si hanno gli elementi. Allora, lei stia tranquilla, no? Anche perché è abbastanza improbabile questa cosa che anche il suo cane. Quindi lei stia tranquilla, stia col suo cagnolino, si faccia la sua passeggiata e si accarezzi il suo cagnolino e stia tranquilla. Io non esco, è mia vicina che porta. Scusi, io non esco di casa, io non esco, sono terrorizzata, è mia vicina che porta il mio cagnolino. Vabbè, meglio così. E allora stia tranquilla, stia serena, perché onestamente questa storia è tutta da confermare. Se stiamo ad ascoltare tutte le voci, tutte le situazioni, tutti gli allarmi, eccetera, eccetera, non facciamo altro che preoccuparci inutilmente. Viva serenamente questo momento anche nella sua difficoltà, stia serena, vedrà che non succede nulla di grave se lei segue le prescrizioni. Guarda, questa signora ha chiamato De Pordenone lei ha chiamato. Ho capito, signora, ho capito, però non è che possiamo dare per certo, per vero, per giusto tutto quello che dice qualsiasi persona che chiama, perché le persone si confondono. Sono voci riportate, noi dobbiamo attenerci a quelle che sono le comunicazioni ufficiali. Ora, se anche c'è stata questa situazione, lei dove vive? Io vivo a Trieste. Bene, allora lei vive a Trieste, ha il suo cagnolino, lasci stare questa cosa che l'ha preoccupata, stia serena, stia tranquilla e non si preoccupi. Vedrà che va tutto bene, ok? Tante volte le persone parlano, non danno riferimenti. È inutile starsi a preoccupare per una voce, per una possibilità, per il cugino. Capisce che dire il cugino del coronavirus non vuol dire niente. Se ci sarà qualcosa da comunicare circa gli animali, parleremo con le persone competenti e lo comunicheremo su Tele4. La nostra stessa veterinaria di Tele4 più volte ha precisato che casi, diciamo di questo tipo, per semplificare, sono non rarissimi, di più. Quindi stia serena. Si viva la sua domenica tranquilla, va bene? Guarda, io ringrazio. Grazie, le mando un forte abbraccio. Grazie della sua telefonata. Allora, intanto, raffiche di chiamate, questo è quanto avevo inviato ieri in merito della telefonata a cui si riferiva la signora disperata di prima. Parla di citomegalovirus, per l'amor di Dio, se ha parlato di citomegalovirus, anch'io, pur non essendo del settore, ne so qualcosa, e con il coronavirus c'entra come i cavoli a merenda, cioè non c'entra assolutamente, assolutamente niente. Come dire, si tratta di un tipo di virus, eccetera, che può essere, se è questo... insomma, contratto anche dall'uomo, sì, ma non, come dire, non c'entra nulla, cioè, come dire, non c'entra assolutamente nulla con l'emergenza attuale. Quindi, come dire, può succedere, ma può succedere in qualsiasi momento, raramente, e basta, insomma, tranquilli. Pronto? Pronto? Poi, quando si tratta di situazioni mediche, ricordiamoci, si sentono i medici o nel caso i veterinari, non si ascolta la prima persona che chiama e dice una cosa, che può essere, come dire, una persona correttissima, però andiamo dai professionisti. Pronto?
Pronto? Bene, tanto mi arrivano raffiche di mail che dicono non è stato veterinario a chiamare, ma la signora, ho capito, però come dire, è come se una signora X chiama e dice una cosa, è una malattia, abbiamo capito, magari anche trasmissibile, non lo so, però insomma non c'entra niente col coronavirus e non bisogna preoccuparsi, perché come dire, non è che esiste il coronavirus, non esiste più tutta la selva di microbi e altre cose che possono succedere, fanno parte purtroppo della vita, ma non è che per questo uno ha paura di uscire o di fare qualsiasi cosa, quindi sereni. Pronto? Pronto, buongiorno, chi in linea può parlare? Non sento il ritorno. Pronto, buongiorno? Allora, qualche problema con i telespettatori, mi raccomando, pazientate un attimo nel momento in cui vi metto in linea, non è una cosa automatica, ci vuole qualche secondo, la nostra Annalisa con grande cortesia vi mette in linea, voi però pazientate. Andiamo a dare qualche altra notizia nazionale anche dal sito dell'ANSA, ok, a visite parenti e fidanzati resta il no alle seconde case, gli amici non rientrano tra gli stabili legami affettivi che giustificano gli spostamenti del 4 maggio. Per andare al lavoro basterà il tesserino, uno stress test per capire se sarà possibile allargare al 18, queste sono le notizie sul fronte ovviamente nazionale. Se c'è la telefonata la passiamo, pronto? Sì, pronto? Prego signora. Buongiorno, chiamo da Gorizia. Sì. Mi conceda solo un attimo che spengo la televisione. Sì. Sì signora, prego. Sì signora, prego, però come dire, andiamo avanti però, no? Perché non siamo qua. Ecco, pronto? Signora, andiamo? Dai, eccomi, su. Mi scusi. Andiamo avanti. Allora, io avrei piacere che lei mi spiegasse qualcosa di più per le uscite in auto. Se possiamo uscire marito e moglie, se non possiamo uscire... Attenzione perché... signora, però qua c'è un misunderstanding. Ho chiarito più volte, quello che avete visto sul giornale, eccetera, si tratta di una bozza. Cosa vuol dire? Di un'anticipazione di stampa rispetto a quello che oggi dovrebbe uscire, ok? Via libera ai lavori sulle seconde case, gli adeguamenti di saloni locali, sport, spostamenti pure in auto. Noi attendiamo l'ufficialità, leggiamo la rassegna stampa, le posso leggere quelle che sono le risposte della Regione FIS da questo momento, ma non posso darvi la certezza che da domani si può fare A, B, C, D, perché in giornata ci sarà un'ordinanza della Regione che dirà questo si può fare, questo non si può fare, l'adeguamento a quella del governo e così via. Quindi dobbiamo restare un attimo ancora tranquilli e aspettare l'ufficialità, perché io non posso dirle cose che ancora non sono ufficiali. Ecco, io questo ho capito. Volevo solo sapere, a prescindere da questa cosa sì. Qui che lei mi sta dicendo, comunque sia, io con mio marito posso uscire in macchina per andare a fare la spesa, per andare dal dottore... per andare a prendermi il giornale. Signora, però lei sta dicendo tutta una serie di cose che non c'entrano l'una con l'altra, mi cerchi di capire. Se lei deve andare dal medico, una questione di necessità urgenza, e suo marito la accompagna, è chiaro che ci va, ok? Se deve fare una cosa di non necessità urgenza, finché c'è in vigore l'ordinanza precedente, ok, rimaniamo con quelle regole. Da domani mattina probabilmente si potranno fare determinate cose in più che abbiamo in qualche modo anticipate, ma io non posso dirle vada se non c'è ancora la pezza d'appoggio, lei prende la multa e mi dice stabile megalito che se pol. Non so se... D'accordo. Cioè, non me la sento di metterla in difficoltà. Se lei mi dice oggi devo fare una cosa non necessaria urgente, andiamo in due, eccetera, può trovare la pattuglia che dice no, non se pol, 400 euro di multa, capisce? Così come invece se lei oggi deve fare qualcosa di necessario e urgente, assolutamente sì. D'accordo. Però il tema è che oggi dobbiamo restare ancora un attimo allineati e coperti finché non arrivano le delucidazioni su, diciamo così, le modifiche che probabilmente ci saranno al DPCM nazionale. Dall'altra parte ci sarà l'ordinanza della Regione che andrà nello specifico su ulteriori cose. Si ricorda l'altra settimana, no? L'allargamento da 500 metri al comune, le barche, cioè ci saranno delle cose in più. Presumibilmente sono quelle che ha anticipato anche il quotidiano Il Piccolo questa mattina, ma finché Fedriga da una parte e Conte dall'altra non danno l'ufficialità, io non posso dirle di fare una cosa e metterla in difficoltà, benissimo. Credo mi capisca, no? Quindi grazie. Oggi bisogna un attimo
pazientare l'ufficialità. Dopodiché nel frattempo si può chiacchierare di tutto, però non vorrei che poi lei mi esce di casa e prenda la multa. Quindi... D'accordo, grazie. Grazie a lei. Allora, adesso aspettiamo anche la prossima telefonata, nel frattempo andiamo avanti anche di rassegna stampa, si sono scatenati via mail con questo discorso degli animali. Io non discuto che questa signora, questa famiglia poteva anche stare male, può avere preso un virus da un cane, eccetera, però occhio, questo può succedere in qualsiasi momento dell'anno, in qualsiasi situazione, per altri problemi, no? Ecco, non è che adesso facciamo ricondurre tutto al coronavirus. Qualora invece in futuro si accerterà che ci possono essere dei collegamenti, chiameremo un professionista, anzi, vista la situazione, chiameremo la nostra amica veterinaria e faremo il punto della situazione circa questa cosa. Pronto, buongiorno, prego. Buongiorno, signor Stabile. Carissimo. Oggi, ieri, l'altro ieri, sempre arrivi dalla Slovenia. Il De Luca chiude le frontiere, le regioni, no? E noi siamo qui stipati e segregati in casa e lì arrivano indisturbati. Possibile che io pago il comune, pago la provincia, pago la regione, pago il questore, pago il prefetto per la sicurezza e invece loro cosa fanno? Lasciano passare. Voi non potete andare a vedere con la vostra televisione, andare a vedere da dove arrivano. Siamo andati più volte, Franco, forse non ci segui, sono andato in bosco più volte, sono andato sulla rotta balcanica più volte. Vi seguo. L'ho fatto più volte, ma in questo momento, sa, fare cose di questo tipo, non è che siamo esattamente autorizzati a fare anche questo in questa situazione. Sicuramente torneremo a farlo. Raccolta di firme per sollevare il prefetto, si potrebbe farlo? Perché dice? Raccolta di firme per mandarlo a casa. Insomma. Cosa non le è piaciuto? Se fa venire questi 30-35 al giorno di extracomunitari, ci portano il virus. Cioè, già noi combattiamo per il virus e se magari ci portano loro già perché stazionano davanti alla stazione ferroviaria, vanno di qua, vanno di là, insomma, noi dobbiamo star fermi, chiusi in casa. Ma no, non si può questo. Grazie. Grazie a lei. Allora, appunto, arriva ancora raffiche di... se vado a prendere il giornale serve l'autocertificazione, il mio giornalaio è un chilometro. Beh, lei esce e molto semplicemente esce a piedi, va dal giornalaio e dentro il suo comune, può farlo senza problemi, non vedo il problema. Lei fa la passeggiatina con la mascherina serenamente, va dal suo giornalaio, prende il giornale, delle riviste e quant'altro e torna serenamente a casa, anche perché il tema dell'autocertificazione è legato al fatto che, come dire, anche con la presenza della polizia, se fai una cosa consentita, l'autocertificazione puoi farla anche con loro, quindi non è un problema. Pronto? No, scusate. Intanto mi mandano... cita omegalovirus, una ricerca scientifica, scusate, un sito scientifico che dice... Il cito megalovirus è un virus appartenente alla famiglia degli herpes virus, estremamente diffuso a livello globale. Una volta contratto, rimane latente all'interno dell'organismo per tutta la vita, ma può riattivarsi in caso di indebolimento del sistema immunitario. Quindi è un virus del ceppo, diciamo, della famiglia degli herpes, che onestamente parlando, non sono un medico, ma così a naso con il coronavirus non c'entra assolutamente niente. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Prego, signora. Sono Luisa. Ciao, ecco, Luisa. Non volevo oggi chiamar, ma devo chiamarlo. Quale? Perché mi ha fatto tanta passione quella signora. La signora, sì, che prima piangeva, che la gasto cagnetto, dove sta il ghedrio quella persona? Chi? Dove avvisare chi è competente? Perché la signora veramente la si disperata. E mi sentire queste cose mi fa tanto male. Sì, signora, ecco, però come dire, dobbiamo starle dietro in che senso? La signora è disperata per una notizia non confermata che non ha onestamente senso. Beh, ma bisogna, se vedi che la sei anziana, bisogna andare là a vedere come che c'è. Beh,
assolutamente, però come dire, non è che dobbiamo farlo. Bisogna noi, stare vicini, perché quella signora è troppo disperata. Ma, e poi veramente che avete coraggio voi giornalisti di sentire tanta gente che chiama per stupidaggini, ma tante stupidaggini, che la gente deve aver pazienza, ascoltare e non ripetere sempre le stesse cose. Posso qua, posso là. Basta, spettai come che spettò, mi ero a casa 2 mesi, sono andato al giornale che ero qua vicino, col mio cagnetto go girà, e i cani sei sani, inutile che parla monade, non si può parlare certe cose che la gente si allarma, che noi abbiamo 25.000 cani a Trieste. Sì, e no, ma signora, molto semplicemente... E non è che il coronavirus sia l'unica malattia del mondo, esistono logico, tante altre logico, cose, ma non è che capito. Per questo ci chiudiamo logico, in casa e non facciamo più certa nulla. Gente c'è un certa gente non arriva a capire certe cose, ma certa gente non arriva a capire, ripeti sempre la stessa logica, sempre la stessa roba, i ve spiega, i stra spiega e vuoi sempre domandare la stessa cosa. Ha ragione o che sta gozzita. Ecco, ascolta bene il giornalista e noi mi presento domani, se è il 4, no? De maggio. Domani è il 4. Vado a vedere mio nipote dopo 2 mesi con la mascherina, con i guanti, che abita a Catinara, stago 1 ora. Lo voglio vedere de lontan e vado a casa. E sono felice così. Ben fatta. Inutile parla monade monade, basta. Grazie. Brava, grazie. Allora ribadiamo ancora una volta, verso la fase 2, mostriamo il sito dell'ANSA, perché, come dire, quando si scrive verso su un articolo giornalistico vuol dire che non c'è ancora l'ufficialità, quindi bisogna pazientare questa giornata benedetta della vigilia della fase 2 e capire stasera, capiremo sia a livello nazionale che regionale, ufficialmente tutte quelle che saranno le regole, ok? Verso la fase 2, ok, a visita parenti e fidanzati, no alle seconde case. Fedriga però su questo potrebbe dire un'altra cosa, quindi è inutile adesso accapigliarsi, aspettiamo un attimo, per andare al lavoro basterà il tesserino, uno stress test per capire se sarà possibile allargare dal 18. Pronto, buongiorno! Pronto? Prego! Sì, buongiorno dottor Stabile. Buongiorno. Senta, solo così un fatto che mi è capitato ieri. Allora, io posseggo una roulotte in un camping che in questo momento è aperto. Una roulotte stanziale, no? Ecco. In Italia? A Officina, okay. Sono di Trieste, a Officina, dentro il comune. Okay. Allora, io ho la aiuola, come dire, la piazzola, l'erbaita, i rami che sono caduti, eh? E sono andato, in questi giorni, sono andato 3 volte da Trieste a Officina a piedi per raggiungere il campeggio. Ieri ho trovato una pattuglia della polizia locale proprio sotto il campeggio. Sì. Mi sono tornato e gli ho chiesto, posso andare, potrei andare con la macchina, con gli attrezzi su in campeggio, visto che mi hanno avvisato che è aperto, che si può venire a manutentare la mia piazzola? La poliziotta, i due poliziotti mi hanno detto sì, per la cura del verde in pubblico, in privato è ammissibile è consentito l'uso, cioè arrivare in automobile. Però mi scusi, cosa c'entra la cura del verde con la roulotte nel campeggio? Sì, no, la cura del verde nel senso la piazzola che ho davanti, le piazzole che abbiamo davanti, la cura, la manutenzione della roulotte. No, mi scusi, la cura del verde è la cura del verde, la roulotte è la roulotte. Se lei mi dice che ha uno spiazzo, diciamo, alberato con il verde, eccetera, equiparabile a un orto, sì. Ecco, diciamo. Però così, attenzione, non facciamo confusione, finché non viene detto il discorso delle roulotte, non è che puoi andare nella roulotte o nella seconda casa, perché è un'altra roba. Ripeto però, oggi non accapigliamoci su queste cose alle 8:28 del mattino, perché entro stasera avremo le nuove regole. Ok, okay? Quindi, come si dice in Triestin, stiamo bei calmi, perché tanto entro sera abbiamo le novità. Oggi, per non rischiare, stiamo ancora un po' più allineati e coperti. Entro stasera avremo le specifiche del governo, avremo l'ordinanza nuova di Fedriga, che sicuramente daranno qualche maggiore libertà.
Fedriga, nell'intervista di un paio di giorni fa, ha parlato del tema delle seconde case, ha parlato del tema, per esempio, di pescare in barca, tra le tante sì, robe. Ma sa okay. Cosa mi colpisce? Probabilmente in giornata ci sarà una novità. Sa cosa mi colpisce? Lei ha ragione. Sa come chiudo nel senso... No, prego. Sa cosa mi colpisce? Che lei ferma una pattuglia di carabinieri e dice sì, la finanza gli dice no, la polizia locale gli dice sì. Cioè questo in pratica non è una cosa drammaticamente urgente. Guardi, io posso dire di più, ho addirittura degli screenshot, ovvero le foto delle risposte dei messaggi di un corpo delle forze dell'ordine di Trieste e di un corpo dell'ordine del corpo delle forze dell'ordine di Muggia, che dicevano cose diverse sullo stesso tema, finché poi non è stata la regione, dopo l'incontro in prefettura, a precisare il tema della barca fuori comune. È stata molto difficile l'applicazione delle regole, perché tu fai una regola generale, poi ci sono i casi particolari, onde per cui via via sono adeguate queste regole di questo momento, che speriamo non torni mai più. Quindi lei ha ragione quando dice questo. Grazie. Allora, un attimo di pubblicità, poi torniamo. Bentrovati ancora in onda a Sveglia Trieste su Tele4 in questa domenica 3 maggio. Noi proseguiamo con la nostra rassegna stampa. L'ospedale di Gorizia ha voltato pagina, igienizzato e ripulito, oggi è Covid free. A Sugi graduale ritorno alla normalità perché il virus non è sconfitto, ma il comitato dei 970 spinge sul ritorno dai reparti. Allora sentiamo anche le prossime telefonate, chiedo però a Massimo se possiamo nel frattempo, mentre sentiamo i signori, mandare comunque i giornali così da casa vedono le notizie. Mille grazie. Pronto? Pronto? Prego signora. Buongiorno. Io volevo solo tranquillizzare moltissimo quella signora che è così disperata. La signora che ha chiamato non era di Pordenone, era di Monfalcone. Stanno facendo casini, scusatemi, più quelli che chiamano dicendo sempre le stesse cose. Non si può più ascoltare quasi niente, non è possibile. E dare queste notizie, se potete fare venire faremo venire la veterinaria, signora, ecco, nessun problema, però bisogna rendersi conto che questo è uno spazio aperto, no? Sì, quindi sì, non è che parlano le istituzioni sempre, esatto. Parlano anche le persone che dicono quello che dicono. Ora, detto questo, ci si può ammalare di 3500 tipi di cose, no? Come dire, non è che perché c'è il coronavirus è tutto riconducibile a quello. Se una persona si sfoga, dice una cosa che può anche essere, come dire, vera rispetto alla malattia del cane, ma non rispetto a un collegamento col coronavirus, succede, fa parte della diretta, eccetera. Non è che poi tutti vanno dietro pensando che quella è la verità assoluta. Quindi tranquilli e sereni, insomma, no? Sì, sì, aggiungo solo una cosa, se lei mi permette. Vada! Ecco, è solo questo, per caso io ne so qualcosa di questo, mi scuso, sono veramente arrabbiata, la telefonata di ieri che ho sentito per caso è stata, poteva spaventare molto, io in mezzo ai cani ci vivo perché mi trovo meglio con i cani che non con gli con quasi tutto il resto degli umani. Fatto sta che non è così, e poi ho spento perché non ce la facevo più, ho chiamato chi di dovere appunto per dire cosa avevo sentito, ho avuto rassicurazioni che questa la telefonata è stata una cosa che poteva fuorviare tantissimo. Voi non so come fate a resistere, vi faccio molti complimenti. Comunque, questa, che la signora anziana si tranquillizzi, perché questa cosa, se non sbaglio, la signora che ha chiamato, stava, quando io ho spento, stava snocciolando una marea di rogne che ha lei con la salute, per cui lei e comunque non ha niente a che fare col coronavirus. Scusatemi questa telefonata così fatta. Grazie, buongiorno. Va bene, grazie alla signora. Vedete, queste sono le più che probabili novità. Fabbriche aperte, ristoranti chiusi, spostamenti per sport anche in auto, si può far visita agli affetti stabili, sono tali i parenti fino al sesto grado, ma non gli amici. C'è un protocollo anche per le messe, quindi, come dire,
Queste dovrebbero essere appunto quelle che sono le indicazioni per domani. Detto questo, nel pomeriggio presumibilmente dovrebbe arrivare anche l'ordinanza regionale che aggiungerà qualcosa in più, ci sarà qualche ulteriore novità. Quindi con calma aspettiamo le notizie. Pronto, buongiorno. Buongiorno Coccolo. Buongiorno. Buondì. Senti, mi volevo domandare un'informazione. Sì. Abito a Urisina, mise 2 mesi e mezzo che purtroppo non vado dalla compagna. Con domani posso andarmi a Trieste a trovarla? Se tutto domani sarà confermato, sì. Però ripeto, devi essere ancora... sì. ripeto, stiamo tranquilli questa mattina, aspettiamo sì. Il pomeriggio, aspettiamo le precisazioni, perché io mi aspetto, ve lo dico chiaramente, mi aspetto sì. L'ordinanza della regione, ma mi aspetto anche una conferenza stampa di Conte, che ormai sono abbastanza imprevedibili sull'orario, eccetera. Quindi secondo me sì. Entro la sera avremo chiarimenti. Comunque sostanzialmente, sostanzialmente sì. E poi un'altra cosa, siccome qua abitando a Urisina c'è solo che 2 negozi di alimentari che della Conad, che la caprizia un po' momentin spropositati, su quelli però come dire stando... Sì, perché non arrivo neanche fino al 15 del mese se no con la pensione. Sì, capisco perfettamente. Anche un chilo di naranza è 2,99 euro, in casa le 2 marzo le dice, ma scherziamo, okay, adesso. Non se poi, dopo che l'altra parte costa la metà e ti viene in casa con due borse. Certo. Questo è. Certo. Guardi, aspetti la giornata, ci ascolti nel corso pomeriggio sera e vedrà che forse i suoi problemi domani potrebbero essere risolti, va bene? Vabbè, mire, tutto il giorno che vi guardo, che vi ascolto, però Dio santo, una volta di cucina, una volta di ricolati, purtroppo, non so se mi ha sentito poco fa, no? Il discorso delle barche, addirittura siamo arrivati a situazioni in cui la stessa forza dell'ordine di 2 distaccamenti diversi, vista la complessità della situazione, diceva cose diverse. È stato difficile chiaro. Anche per le forze dell'ordine, chiariamola molto, molto piatta, sì, no? Sì. È ovvio che sulle cose evidenti, no? Uno che gira senza mascherina e se ne frega, è ovvio che insomma, cosa gli vuoi dire, insomma, no? Però sui cavilli, sulle precisazioni, eccetera, c'è stata difficoltà, questa insomma... Lo possono confermare le forze dell'ordine, chiunque, perché è stato complicato. Grazie. Va ben, Coccolo. Grazie, buona giornata, grazie. Scuola in aula ma alternati, metà classe e metà casa, la ministra di istruzione Azzolina, a settembre docenti e maestri in sede, gli studenti a turno negli istituti e a distanza col computer protestano i sindacati. Vedremo se effettivamente sarà così, perché parliamo di settembre, come dire, basta pensare alle ultime telefonate in cui stiamo a cavillare, giustamente perché bisogna continuare a vivere e non si può isolarsi completamente, stiamo a cavillare su ordinanza di ieri, ordinanza di oggi, ordinanza della settimana scorsa, ordinanza di oggi, capite bene che queste notizie che pur fanno sensazione vanno un attimo pesate, perché tra qua e settembre può cambiare 2 volte il mondo. Pronto, buongiorno. Pronto? Prego. Buongiorno. Niente, se sa qualcosa, io ho comprato una casa 2 mesi fa, no? Sì. Sempre a Trieste. Quando si può cominciare a andare, quando posso cominciare a portarmi le mie cose? Signora, però mi perdoni, io sono qua da 40-50 minuti che dico la stessa cosa. Siamo alla giornata di vigilia della fase 2. Siamo alla giornata di vigilia della fase 2. In giornata ci sarà una nuova ordinanza regionale, ci saranno precisazioni più stringenti rispetto a quella nazionale, di conseguenza sapremo le regole. Io inutile che adesso le dico che da domani si può o non si può e la metto in difficoltà. Bisogna pazientare questa giornata per avere delle risposte chiare proprio su quelle situazioni, come dire, importanti ma non necessarie e urgenti che caratterizzeranno la fase 2. Quindi, detta in soldoni, bisogna aver pazienza di capire quella che sarà l'ufficialità del giorno, perché oggi è, come dire, il giorno determinante per capire da domani cosa si può fare. Se voi leggete i giornali e leggete solo i titoli, è ovvio che sembra che sia possibile tutto da domani, ma invece bisogna un attimo pazientare l'ufficialità di tutte le misure, soprattutto di quelle cose tipo la seconda casa, tipo lo spostamento in auto per fare sport, tipo lo spostamento tra comuni per altre cose,
sulle quali ci sarà più chiarezza, io spero, entro sera, perché anche per noi è difficile rispondere così, ma la realtà è questa. Grazie. Si tratta di una seconda casa, è la mia prima casa. Sì signora, però se lei non è nella prima casa, vuol dire che abita da qualche altra parte, è residente da qualche altra parte. Figlio, perché dovevo già fare i lavori. Certo, quindi come dire, si tratta di lavori per passare da una casa all'altra, giusto? No, già fatto, devo solo portarmi le mie cose. Ok, ma adesso non credo che viva in strada, giusto? Ho capito, però ecco. Insomma, sto pagando 250 euro di spese condominiali al mese. Ma la capisco perfettamente, come dire, cosa vuole che le risponda? Una cosa che ancora non so, questo è il tema, capisce? Noi siamo qua in onda senza avere in mano un'ordinanza ancora ufficiale della regione che magari da domani dice signora può fare tranquillamente tutto, piuttosto che no, perché non lo so, non sono nelle stanze della regione che compilo l'ordinanza. Quindi le sto dicendo, la capisco, ha perfettamente ragione, detto questo non me la sento di dirle okay. Prenda le sue cose e vada oggi, che magari poi prende 400 euro di multa e si rovina, credo, la giornata, giusto? Va bene, ecco. Grazie alla signora, grazie che la signora che ha chiamato. Allora, andiamo avanti. Slovenia, a fare mascherine, Jansa, rispettate le norme, il Premier abbiamo agito nel più breve tempo possibile, come tutti gli altri paesi, Parlamento, Commissione d'inchiesta al voto, la destra cattolica è per il sì. Allora, ci colleghiamo, se riusciamo al volo, via Skype, con il sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, che sto chiamando proprio all'orario rispetto al quale ci siamo accordati via Skype, per avere le ultime anche su Gorizia e per capire ovviamente anche lì che aria tira, per parlare anche di fase 2, per parlare di quella che di fatto è la provincia che ha avuto meno problemi relativamente all'emergenza coronavirus. Adesso appena ci risponde lo sentiamo. Allora, adesso appena è possibile farlo lo facciamo, nel frattempo pronto, buongiorno. Buongiorno. Prego. Signor Stabile, per chiarire, mi sente? Sì. Per chiarire quello della vecchietta, anch'io sono rimasta impressionata, era una delle ultime notizie che ha ricevuto Paladini a riferire. No, signora, notizie è tutt'altro. Telefonate una cosa, notizie è un'altra. Perché le notizie sono cose che si basano su delle fonti accertate. No, una persona che chiama e dice la sua non è una notizia. Guardi, ieri ho sentito questa signora parlare da Monfalcone. Sì. Che sta male lei, sta male il marito e sta male anche il cane. E sembra che le abbiano detto all'ospedale che è un virus prodotto dagli animali. Questa signora ha sentito e si è preoccupata. Sì, ho capito perfettamente. Abbiamo chiarito però la vicenda, abbiamo chiarito di cosa si tratta, se è quel virus là. E signora, lei si può ammalare, può prendere influenza, raffreddore, comunque al di là del coronavirus. Adesso non concentriamoci su questo, perché si tratta di un episodio, di una chiamata che ha parlato di un problema che non è il problema globale. Sentiremo comunque un veterinario nel corso della giornata. Spostiamoci però sugli argomenti seri, altrimenti continuiamo a parlare di una cosa che continua a agitare persone senza alcun motivo. Perché è come dire... È come parlare di mal di testa e di AIDS, non c'entrano niente, ok? Grazie alla signora che ha chiamato. Pronto? Anzi, buongiorno al sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, collegato con noi tramite Skype. Buongiorno. Buongiorno a lei, Stabile, buongiorno ai telespettatori. Posso assicurare che non ho né AIDS né mal di testa. No, c'è questo problema di questa chiamata di una signora che pare abbia contratto qualcosa dal cane, che non c'entra niente col coronavirus, ma tutti hanno pensato questo e quindi si sono agitati tutti i possessori di cani che guardano Tele4,
che sono migliaia, quindi stiamo cercando di tranquillizzare sul fatto che insomma nulla c'entra. Come va Gorizia, sindaco? Io ho gettato un piccolo allarme ieri, mi sono rapportato con il prefetto, con il comandante dei carabinieri, con il questore e con il comandante della mia polizia locale per una ragione, perché davanti agli esercizi pubblici per i quali è stato introdotto il takeaway e si è verificato ciò che ahimè lo temevo e ciò che in realtà avevo comunicato sia al prefetto che alla segreteria dell'amico presidente Federica. Comprendo perfettamente quali sono state le sue aspettative nel seguire appunto questo takeaway, cioè la possibilità non soltanto della consegna a domicilio, ma per alleggerire questi esercizi, consentire loro che la persona potesse progressivamente, gradualmente recuperare il briciolo di quotidianità prendendosi il caffè e portandosi a casa o in ufficio il caffè e la brioche. In realtà lo scopo era lodevole, chi ha applicato però, cioè, non tutti i cittadini sono stati solerti nell'applicare questo dovere. Cos'è accaduto con l'India? Abbiamo avuto tantissimi sembramenti davanti agli esercizi, anche nei panni di un titolare di un bar, o fa il caffè o guarda che cosa accade, o una cosa o l'altra. Però è accaduto, io capisco, quando una persona prende il caffè e dice se me lo porto in ufficio, me lo porto a casa, diventa un freddo. Chi si prende una bibita, una birra, se si la porta a casa diventa calda. Ecco il motivo per cui ho proposto al Presidente, ma capisco anche le difficoltà dell'applicazione, come adesso l'intervento da parte del Governo, ci attendiamo una correzione di rotta. Questa sera il Governo nazionale in attesa dell'ordinanza del Presidente Pedriga, cioè istituire, consentire la collocazione di tavolini fuori per una ragione estremamente semplice, perché in piedi l'assembramento è scontato. Certo, perché certo. Se persone si avvicinano, parlano. Se invece queste persone sono sedute a un metro e mezzo di distanza, perché comunque c'è la sedia, il tavolino, innanzitutto è certo che quella distanza è sicuretta. Poi il fatto che non ci siano persone in piedi consente anche di drasticamente far diminuire quelli che quando vedono una macchina, una divisa, una pattuglia, all'improvviso si allontanano. È molto difficile che uno in pochi secondi riesca ad alzarsi, spostando la sedia per rimettere la distanza di sicurezza. Certo. Ripeto, bisogna andare direttamente verso, ma più che verso la normalità, penso che ormai abbiamo tutti capito che ci sarà una nuova normalità. Sentiamo anche oggi la scuola che sarà fatta settimana interna, settimana da casa, settimana fisicamente in aula. Ecco, perciò la mia raccomandazione qual è? Non gettiamo le ortiche, i sacrifici che abbiamo fatto in questi mesi. Perciò quando il governatore, quando il presidente del Consiglio dei Ministri, Lorati, ci consentono di fare un aula, facciamo quella. Poi detto tra noi, certo che Federica è stato costretto a imporre l'uso della mascherina, vediamo appunto se viene domani, se ancora qua. Ancora previsto oppure no, ma alla fine, proprio per evitare, lui impone a tutti, e certo, se uno è solo in un campo e non c'è nessuno a un chilometro di distanza e se la toglie, non siamo consapevoli che io ripeto una norma, proprio a capire la razza, lo scopo del problema. Certo, ecco, sindaco, ricordiamo, noi oggi comunque ci aspettiamo sia dal governo che dalla regione, no, delle comunicazioni. Federica parlerà presumibilmente pomeriggio, ma anche il governo qualcosa dirà, no? Perché abbiamo letto raffiche di indiscrezioni, la gente confonde, diciamo, le indiscrezioni sulla fase 2 e le anticipazioni rispetto a quanto è stato deciso con quello che effettivamente domani si potrà fare. Bisogna avere un attimo di pazienza, insomma, nella giornata sapremo tutto. E anche comprendere come bisogna cercare di adottare misure che siano abbastanza analoghe da alcuni punti di vista tra, ad esempio, Veneto e Venezia Giulia. Perché se non avessero all'epoca impedito l'apertura degli esercizi alla domenica, noi avremmo assistito a una migrazione di veneti verso il Pordenonese. E se avessimo chiuso a Pordenone, saremmo andati verso Udine, verso Gorizia. Cioè, la nostra regione è piccola da questo punto di vista, perciò comprendo come il governatore Zaia e il governatore Federica si sentono, ma necessariamente non è un problema di affinità politico o meno, ma di necessità. La cosa positiva, tra l'altro, su Gorizia è il fatto che
è la provincia che è riuscita a contenere di più l'emergenza in Friuli Venezia Giulia, tra l'altro, no? Certo, e anche con un gap, quello di essere stato la provincia, ma il comune in particolare, come lei ben sa, con il primo caso di coronavirus. Questo tra l'altro ha generato conseguenze naturali. La prima, il fatto di doverci attrezzare più in fretta degli altri, e la seconda, tra l'altro, questo primo contagio appartenesse a una fascia anagrafica giovane. Dico giovane per 59 anni, sono un bimbo, perciò la fascia per 59 anni era quella che si pensava fosse meno suscettibile, dando all'inizio rammentando il scontato che potessero essere causati solamente gli ultra o prevalentemente gli ultra ottantenni. Così non è, e anzi c'è un altro allarme, mi sento di condividere con i suoi telespettatori. Questo allargamento delle mani, questi assembramenti di cui parlavamo prima, genereranno contagi non tra gli ultra ottantenni che si comportano bene, ma generano contagi tra quella fascia di età oggi meno, cioè parliamo dai 20 ai 40 anni. Perciò facciamo attenzione che, ripeto, gli asintomatici, uno dice vabbè, del resto io sto vicino a un mio amico prendendo un caffè e il mio amico è sano. Ci sono gli asintomatici. Per ogni positivo, che siano 5 o che ce ne siano 10, significa che se a Gorizia ci sono stati 100 positivi, probabilmente ci sono 1000 asintomatici che non sanno che sono positivi, ma non sanno di essere. Perciò facciamo attenzione, assolutamente non siamo arrivati ancora di bravi. E ripeto, non pensiamo più di ritornare per lungo tempo alla situazione esattamente a quella che era prima dell'emergenza coronavirus. Dovremmo semplicemente abituarci con tutte le cose. È un'evoluzione, non è una tragedia, è un'evoluzione che ci serve a tutti. E quando noi pensiamo comunque che non dovremmo fare qualcosa o dovremmo fare qualcosa per impedire, lamentiamo una cosa che l'umanità oggi ha. Siamo un'umanità circoscritta all'Italia. Oggi l'Italia sta convivendo con 80.000 morti all'anno soltanto per l'inquinamento atmosferico. È fuori dubbio che nessuno cesserà di usare la macchina o finire il riscaldamento, semplicemente parimenti non ci sarà nessuno che va a respirare quanto esce da un riscaldare di una macchina. Ripeto, semplicemente accorgimenti che diventeranno ormai un modo di vita, un modo vivente di noi. Allora, Sindaco di Gorizia, intanto le auguro buon lavoro e buon proseguimento nella gestione della sua città e di questa emergenza. Rinnovo anche gli auguri a Gorizia, no? Che in settimana ha festeggiato il proprio compleanno, diciamo grazie. Così. No? Grazie Sindaco. Grazie a lei e saluti ai suoi telespettatori. Buona giornata. Grazie Sindaco, grazie anche per la cortesia. Di aver risposto al volo, le auguro buona giornata, le auguro ancora buona giornata. Allora proseguiamo con la nostra trasmissione, sto parlando, perché mi vedete smanettare, sto parlando con la nostra veterinaria di riferimento, così poi facciamo, se spero, un collegamento. Adesso le sto scrivendo appunto che ci sentiremo alle 9 in pubblicità, proprio per concordare un'eventuale videochiamata così da chiarire la situazione. Pronto, buongiorno. Pronto? Prego. Buongiorno, sono una signora di Pordenone. Sì. Pronto? Sì, la sentiamo. Sì, signora, la sentiamo, parli. Sì, volevo dirle, praticamente sono 2 mesi o 3, adesso non so quanti, che praticamente su qualsiasi canale della televisione vediamo virologi, politici, e non capiamo niente, perché la gente è impaurita di tutto quello che dicono. Seconda cosa, si parlava all'inizio di mascherine quando neanche si trovavano in farmacia e sì. Se si trovavano a costi esagerati. Sì. Terza cosa, quel famoso foglietto che dobbiamo dichiarare dove andiamo e siamo terrorizzati a uscire anche se abbiamo motivi di necessità. No, questo allora non deve avere la qualcuno che spiega chiaramente che cosa dobbiamo fare
perché siamo veramente in confusione. Voglio proprio vedere se domani ci sarà un chiarimento vero. Oggi deve esserci il chiarimento. Oggi. È impossibile vivere con questa paura. Certo. No, no, la capisco, signora, ha ragione. Speriamo che il chiarimento ci sia già oggi. Non deve però avere paura se veramente i motivi sono necessità e urgenza. Assolutamente no. Allora, ci fermiamo per la pubblicità. Torniamo tra poco, spero, anche con ulteriori chiarimenti sulle situazioni sollevate questa mattina. Allora, bentrovati in diretta a Sveglia Trieste. 9:15, appuntamento con la nostra veterinaria Fulvia Ada Rossi, che chiarirà la situazione e vi spiegherà perché potete stare assolutamente tranquilli tutti i proprietari di cani. 14 minuti di pazienza e facciamo anche questo. Tra l'altro ringrazio, perché insomma sto chiamando le persone alle 8 di mattina di domenica per diciamo delle urgenze, piuttosto che delle richieste. Tutti rispondono con grande cortesia, anche se giustamente qualcuno magari a quest'ora dorme. Noi siamo sempre qui. Allora, andiamo avanti anche con la rassegna stampa che stavamo facendo, poi è arrivata questa raffica di chiamate, siamo un attimo giustamente interrotti. Allora, piscina terapeutica in Porto Vecchio, fondi in arrivo dal Trentino Alto Adige nella cordata, il costruttore Monticolo e i progettisti del centro congressi, project leasing, strumento ideale. Questi sono alcuni dei rendering. Lo scopo primario sarà quello sanitario, il rebus del nome, che non mi sembra oggettivamente il problema a questo momento. Previste 3 vasche ad acqua salata, temperatura 32 gradi, spazi verdi sul mare. Previsto il recupero di 2 manifatti storici alle spalle del magazzino 28, possibile sia pronta nel giro di 2 anni. Nella gestione anche Policlinico Triestino, la società Salus, la Pineta del Carso, sarebbe meglio dell'Acquamarina, arriva appunto l'indicazione da parte di chi si impegna proprio in questi settori riabilitativi. TCC, appuntamento a metà maggio per le nuove cariche, brava non molla, mi candiderò solo se vedrò unità di intenti tra gli azionisti, ma in CDA la delibera da 1.300.000 euro passa all'unanimità. Poi c'è la notizia del rintraccio dei 33 migranti che vi abbiamo dato anche ieri sera, ritrovo fuorilegge a San Giacomo, pronte decine di multe e denunce, l'abbiamo detto in più occasioni, la tensione tra i manifestanti e le forze dell'ordine è salita dopo l'esposizione di uno striscione. Ne abbiamo parlato ovviamente già in diretta a Tele4 nel corso della manifestazione stessa. Fiori, bandiere, sirene e preghiere nella festa orfana del corteo, momenti simbolici nell'identità, ricorrenza tra omaggio alla storia e speranze del futuro. Pronto, buongiorno! Buongiorno Stabile, intanto buona domenica. Anche a lei! Allora Stabile, in attesa della veterinaria mi comunico ufficialmente che tra un po' parlo in triestino, esco e vi preparo un bel litro di camomilla, perché veramente ne avevo bisogno. Tra un po' la gente vi chiederà le anticipazioni della fase 3. Sì. Quindi mi raccomando, preparatevi. Allora adesso parliamo di cose un po' più serie. Sì. Io volevo riprendere un attimo e rapidamente il discorso di due tematiche del TG di ieri sera. Sì. Allora la prima cosa che mi ha incuriosito sono le notizie che ha dato ieri il collega Palladin sul discorso della questura di Gorizia, che sembra abbia aperto un fascicolo per la manifestazione che c'è stata a Monfalcone, presente anche la sindaca Cisinta, sì, per quanto riguarda la protesta dei commercianti con la consegna delle chiavi. Le spiego, non è stato aperto un fascicolo, anche perché il fascicolo che si intende giudiziario lo, sì, apre la procura. C'è un'altra, sì, situazione, sono intervenute le forze della polizia, hanno chiesto ai manifestanti semplicemente di distanziarsi, non so esattamente quello che sia avvenuto perché non eravamo sul posto, ci sono arrivate le immagini, okay. Dopodiché la polizia correttamente di Monfalcone ha fatto un verbale e l'ha consegnato sul tavolo del questore di Gorizia, che deciderà. Qua non si tratta di tema resistenza, non si tratta di tema, si tratta semplicemente di Covid.
Ok. Basta. Allora mi fa piacere questa precisazione, perché appunto io l'avevo mal interpretata e mi sarebbe sembrata una cosa in forte contrasto con quello che è successo ad esempio a Trieste, a San Giacomo il 1° di maggio, dove lì c'è stata un'illegalità a tutti gli effetti, perché si è messa a rischio la salute pubblica. Non credo che sia una cosa paragonabile con Monfalcone. Credo che se la polizia quindi è intervenuta in questo senso richiedendo il distanziamento, allora è una cosa ben fatta. Quindi avevo mal interpretato io. No, ma il tema però, giustamente, al netto del fatto che a San Giacomo sono successe anche altre cose, no? Certo, che non c'entrano certo. col Covid, eccetera. Esattamente. Al netto del fatto che a San Giacomo si sono tolte anche le mascherine alcune persone, tra cui quelli che parlavano al megafono, alcuni. Al netto di certo. questo, comunque anche a Monfalcone, quella cosa lì, come si stava facendo all'inizio della manifestazione, non si poteva fare, al netto magari anche della giustezza dei propositi. Dopodiché certo. è stato chiesto il distanziamento, eccetera, saranno le autorità competenti a decidere se comunque va comminata una multa per inosservanza delle regole sul coronavirus oppure no. Questa è la... Bene, allora lasciamo le forze dell'ordine concludere, diciamo, le proprie valutazioni, quindi ben venga che ci sia stato un intervento che però, ripeto, è di natura completamente diversa rispetto a quello che è successo a Trieste. L'altra cosa rapidamente che volevo invece riprendere era il discorso che ha fatto a Ring 2 giorni fa, venerdì, il sindaco di Piazza relativamente alla ferriera. Sì. Nel senso che il sindaco ha fatto una battuta, diciamo, su Arvedi, dicendo appunto che Arvedi ha deciso di lasciare Trieste nel momento peggiore, tra virgolette, nel momento meno opportuno, ma devo ricordare che probabilmente Arvedi, da imprenditore qual è, ha deciso di abbandonare la ferriera a Trieste nel momento in cui da un punto di vista industriale, insomma, gli faceva più comodo. Il problema è che il sindaco si è dimenticato di dire che adesso ci sono 500 operai già in cassa integrazione con la fabbrica chiusa, per cui, ripeto, io considero un comportamento politico da dilettanti quello di andare ad autorizzare la chiusura di una ferriera, di un'azienda con 500 operai, mentre a Roma si sta ancora trattando l'accordo di programma. Quindi io ritengo che sia assurdo prima chiudere e poi trattare il futuro dei lavoratori, e credo che il sindaco converrà con me, visto che insomma è sindaco da quasi 20 anni, che la cassa integrazione durerà al massimo 24 mesi e io non credo che a Trieste in 2 anni ci sarà la riconversione della ferriera, perché la burocrazia e i tempi tecnici per andare a smantellare fisicamente l'area a caldo, a riprogettare la riconversione, a creare la piattaforma logistica, eccetera, sarà un processo molto più lungo di 2 anni. Quindi volevo chiedere al sindaco cosa succederà di questi operai quando, terminata la cassa integrazione e quando l'area non sarà stata ancora riconvertita nei tempi previsti, dove metteremo questi 500 lavoratori. Ecco. Certo, tutto qui. Certo. Le auguro una buona domenica. Anche a lei. E un buon lavoro. Buon lavoro. Anche a lei, grazie. Grazie della sua chiamata. Magari tra un attimo lo facciamo anche risentire il sindaco di Piazza rispetto a queste altre dichiarazioni rese nel salotto di Ring con il nostro Ferdinando Avarino. Sentiamolo, dai. Calcolate che perderemo circa un 15 milioni di incassi fra tasse che non incasseremo, eccetera. Purtroppo a questo si sommano, udite udite, una cosa drammatica, che sono 5 milioni che dovremo pagare alla Nostini, che era quella ditta che fece nel 1999-2000 l'intervento sul Rossetti. Il restauro, no? C'era la giunta Illy. Allora, conclusioni. Leggo per precisazione quello che scrive il giudice. Con atto di citazione, eccetera, i lavori di ristrutturazione del Politeama Rossetti di Trieste per un importo complessivo
Stiamo parlando di lire, attenzione, stiamo parlando di lire. 1990, 99, giusto? 99, 2000. Mm. Allora, di 4 miliardi 859 milioni. Il contratto prevedeva come termine ultimo per la consegna dei lavori la data del 30 del 9 del 2000. Nel corso dei lavori, però, scrive il giudice, si erano rilevate impreviste ed evidenti anomalie derivanti in primo luogo dalla necessità di disporre anticipatamente del bene per gli impegni assunti dall'amministrazione comunale ed in secondo luogo delle carenze progettuali che stravolgevano sostanzialmente in corso d'opera la natura dell'appalto, tanto da imporre la redazione di ben due perizie di varianti oltre un secondo lotto aggiuntivo. Su quello della necessità di disporre dell'amministrazione comunale fu fatto un anniversario con Pippo Baudo e uno col presidente della Banca d'Italia, Ferdinando, non so se era Carli o qualcosa di simile. Cioè lievitano i costi. A questo punto, cari concittadini, in sostanza dunque, scrive il giudice, in esito a predette varianti l'importo complessivo dei lavori, che era di 4 miliardi 859 milioni, è salito a 10 miliardi 384 milioni. E dunque da una produzione giornaliera di 10 milioni a 20 milioni, si passava a una produzione di 20 milioni. Cioè raddoppia nei costi di quel lavoro. A fronte delle difficoltà incontrate, l'impresa al momento della firma aveva formulato riserve. Pur essendo al momento ricorso in termini di legge per l'espletamento del diritto, l'impresa non era stata formulata alcuna proposta, nonostante la reiterazione delle richieste, eccetera, eccetera. Cosa vi devo dire? Sono passati 20 anni di cause, dove il Comune ha vinto una causa contro la Nostini, nel frattempo avevamo dato a Gabrielli, questa è una storia infinita e brutta. Gabrielli, purtroppo, è uno dei migliori avvocati di Trieste, è andato avanti, come dicono gli alpini, l'avvocato della Nostini è andato avanti, il buon Damiani, che era l'assessore alla cultura del Comune di Trieste, è andato avanti anche lui, Drossi per fortuna c'è, era l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Trieste, adesso però è arrivata la batosta, 20 anni dopo siamo stati condannati in Cassazione. Cioè l'amministrazione comunale, cioè il comune. Per cui oltre il momento sgradevole che dicevo prima dei 15 milioni, bisogna tirare fuori la somma di 5 milioni. Queste le parole dunque del sindaco di Piazza su questa vicenda che chiaramente mette in difficoltà chiaramente il comune di Trieste dal punto di vista economiche. Allora, mascherine per i bimbi, visite agli amici, gite, secondo le case, cosa si può fare? Se vedete il sito di Repubblica potete andare a sentire anche quelle che sono le risposte. C'è il testo del documento, ma noi aspettiamo anche Fedriga con l'adeguamento ovviamente per il Friuli Venezia Giulia, che nel pomeriggio dovrebbe parlare e comunque emetterà l'ordinanza numero 12. Tra l'altro vedo se riesco a recuperare un video, perché rappresenta le parole della cantante famosa di tutto il mondo, Lady Gaga, che dice: l'Italia nel mio cuore, nelle mie preghiere, mi dispiace molto per quello che sta succedendo in Italia. Video raccolto tra l'altro da Tiziano Ferro, dal cantante italiano. Sentiamola. I'm really sorry for everyone that's suffering in Italy right now. And I don't really know exactly what to say, except that I love you, ti amo, and I really, you're in my prayers, and I know a lot of people are very scared, and I know that a lot of Italy is shut down right now. I have family in Sicily, but I promise you that it's gonna be okay, and you're gonna get through it, and I mean it really sincerely that I will have you in my hearts and in my prayers, and let's stick together. That's all and, we need from you. And be kind to each other, and I just extend you my whole heart and my prayers. And you know, I have friends that always say that when things get hard, that is when God is with you the most.
is during hard times. So I just wish for everyone that's in Italy right now to feel like the arms of riesci a girarti così like angel wings wrapped around that beautiful boot. Di nuovo in diretta, ci stiamo collegando con Fulvia Dadarossi, la nostra veterinaria, la possiamo definire così, in compagnia del suo amato Bassotto, uno dei suoi due amati Bassotti che spesso vedete chiaramente nelle trasmissioni del nostro Umberto Bosazzi nel pomeriggio, nel corso di Trieste in diretta, rispondere puntualmente a quelle che sono le domande del mondo degli amanti degli animali. E non solo, l'abbiamo chiamata, l'abbiamo disturbata in questa domenica mattina, grazie, anche perché insomma sono momenti in cui magari uno anche riposa, no? E allora, ieri sera, cerchiamo di ricostruire, è arrivata questa chiamata di questa persona, di questa signora particolarmente preoccupata, che ha fatto una segnalazione relativa al citomegalovirus, sostenendo che insomma venisse trasmesso dai cani, sostenendo che gli avessero detto in pronto soccorso che si tratta di un, virgolette, cugino del coronavirus, e quindi scatenando una serie di preoccupazioni rispetto ai padroni di cani sulla possibile diffusione di questa malattia. Io ho precisato, rispetto a quello che ho letto su internet, che mi sembrava che il citomegalovirus col Covid c'entrasse come i cavoli a merenda. Credo di non aver sbagliato. Prego all'esperto. No, non hai sbagliato. Allora, è un momento in cui siamo tutti quanti iperapprensivi ed è anche giusto che sia così. Dal mio punto di vista non è il momento di essere troppo easy. Tuttavia, gli animali sono spesso considerati a torto e non a ragione degli untori. E un animale sano, e sottolineo sano, per cui un animale che non presenta dei sintomi e convive in delle condizioni igieniche normali. Ora, la mia normalità non sarà quella di tutti gli altri, perché ognuno di noi è parte a sé, però normale vuol dire che ci laviamo le mani frequentemente, vuol dire che se un cane ha pelo lungo lo laveremo anche lui, lo faremo toilettare, gli facciamo accorciare il pelo, lo spazzoliamo, per cui evitiamo che porti in casa un sacco di polvere, di acari, di cose che raccoglie per terra. Ecco, un animale sano in un contesto abitativo con un'igiene normale, in questo periodo ancora più accentuata, è veramente difficile che porti al proprio proprietario alcuna malattia, nel senso che nei casi che sappiamo al mondo essere veramente pochi di animali infetti da Covid, da coronavirus, l'animale non ha trasmesso al proprietario, ma l'animale ha avuto una sintomatologia simile Covid. Si parla di casi che stanno sulle dita di una mano. Cioè, non stiamo parlando, se non sbaglio, ne hai parlato proprio con Umberto in una puntata in cui ha spiegato che si trattava di animali esposti a persone che avevano preso il coronavirus ed erano gravi. Ecco, adesso abbiamo anche il gatto che ha passato. Giusto? Erano anche gravi, assolutamente. E quello che stavo dicendo, se un animale sta in braccio a una persona che è positiva e questa persona gli starnutisce addosso, per cui non occorre, no? Cioè bisogna che non occorre che l'animale ci morda o ci bavi, ma io ho in braccio Erode, do uno starnuto in questo momento oppure mi tocco il naso, la faccia e poi lo accarezzo. Erode va in braccio tra un minuto ad un altro mio familiare. Il povero Erode è un inconsapevole untore, perché non sarà lui che ha contratto la malattia e l'ha portata, ma è semplicemente che noi sappiamo che come tocchiamo un cellulare e abbiamo toccato prima il naso e la bocca, e questo può essere un oggetto che trasmette in qualche modo la patologia, e quindi si raccomanda l'uso dei guanti, si raccomanda tantissimo l'igiene delle mani o col gel o con i saponi. Gli animali in questo momento hanno esclusivamente questo ruolo, gli animali non hanno un ruolo di diffusione di questa patologia. Certo. E certo, guardandola un po' più alla larga, di tutte le patologie, nel senso che se siamo igienicamente competenti, per cui facciamo quelle che sono le cose normali e portiamo il cane dal veterinario
regolarmente in modo da non trascurare magari delle patologie come la tosse, come il prurito. Gli animali possono solo trasmetterci gioia. Certo. Quindi la sostanza è che gli animali non passano il coronavirus, ma casomai i poveri lo prendono dagli umani in casi veramente eccezionali. Stiamo parlando di 5 casi. Di 5 casi, ecco, quindi straordinari. Mondo. Ok. Ecco. B, il citomegalovirus è una cosa che non c'entra nulla. No, assolutamente niente. E diciamo che ciclicamente c'è anche la storia delle donne in gravidanza e dei gatti che devono essere messi alla porta. Mm-hmm. Anche lì c'è uno studio, siamo state testate tutte noi veterinarie in Italia, sto parlando, e si è visto che la prevalenza della patologia nelle donne, cioè nelle veterinarie che avevano avuto gravidanze rispetto alle donne che non sono veterinarie, era molto più alta nelle non veterinarie, perché è più facile contrarre la toxoplasmosi mangiando della carne cruda o della verdura non lavata che non gestendo un gatto. Per cui se il gatto viene gestito, e forse noi siamo più abituati a lavarci più spesso le mani, questo sicuramente, questa è la dimostrazione che ci vuole tanta igiene, ce ne vuole ancora di più in questo periodo, ma non panico, è veramente assurdo seminare il panico e privarsi della compagnia di un animale. Parliamo di persone magari anziane che non possono da 2 mesi vedere parenti, vedere nipotini, vedere gli amici al bar per fare una chiacchiera. No, ecco, questo è sbagliatissimo, questo messaggio. Ti ringrazio tanto. Grazie a voi. Grazie anche per aver risposto al volo e aver chiarito la situazione, così si sono anche un po' tranquillizzati tutti. Grazie e buona domenica. Ciao. Ciao ciao. Grazie. Allora, noi andiamo un attimo in pubblicità e poi torniamo. Bentrovati ancora a Sveglia Trieste. Allora, mattinata intensa con la risposta della veterinaria sul caso sollevato ieri sera, col sindaco Ziberna che ha parlato della necessità di apporre dei tavolini fuori dai locali che fanno il take away. Perché? Perché sennò a Gorizia pare si creano comunque dei mini assembramenti che, ha detto il sindaco, non vanno bene, in maniera molto responsabile peraltro. Pronto, buongiorno, prego. Ah, pronto, buongiorno Marco, sono in linea? Sì. Ok. Una domanda, allora adesso si possono andare a trovare i figli, però mia figlia abita a Bibione, che è fuori regione. Al momento non credo. Non si può, no? Al momento non credo, signore. Al momento non credo sia possibile. Se in giornata ci sono novità... Vediamo cosa dirà Presidente Federica. Esatto. Poi qua arrivano domande anche da persone che dicono voglio incontrare gli amici, eccetera, eccetera. Al momento non pare si possa, neanche questo, però sempre... Sì, dei amici avevo sentito, dei figli avevo sentito, però ho detto, lei è fuori regione, anche se è confine, diciamo, però è sempre fuori. Certo, certo. Grazie la signora. Va bene, grazie, una cosa grazie. E non so se gli uffici amministrativi saranno aperti con domani, non lo so. Però, signora, anche qua non credo, cioè, non posso rispondere di cose che ancora non sono state decise, ma non mi sembra fossero all'interno diciamo così, delle diciamo, disposizioni previste. Grazie. Grazie alla signora, grazie anche al signor Bruno che mi fa anche gli auguri di buon compleanno, grazie, mille grazie, non so come fa a saperlo, ma insomma un abbraccio. Andiamo avanti anche con le altre mail, 500 lavoratori non sono nulla in confronto alle migliaia che sono e saranno senza lavoro e senza cassa integrazione, soprattutto nella ristorazione, me compreso, a causa del Covid-19, è vero, però ci sono comunque anche gli operai, quindi la feria non si può discutere su questo. Pronto, buongiorno! Buongiorno, signor Stabile. Buongiorno, signora, buongiorno. Prego. Io chiamo per avere informazioni sugli orari dei mezzi pubblici, dei bus in particolare. Dovendomi recare al lavoro, volevo capire se gli orari saranno di nuovo regolati. Le linee sospese riprenderanno, se ci saranno un aumento di corse in fasce orarie e se sì, sito quali... di Trieste Trasporti, tutti i provvedimenti che riguardano il trasporto pubblico locale, vediamo se ci sono comunicati nuovi. No, quindi bisognerà capire se in base all'ordinanza regionale
ci saranno degli adeguamenti. Se si va sul sito di Trieste Trasporti che vi mostriamo, c'è un enorme banner che recita emergenza coronavirus e tutti i provvedimenti del caso. Le ultime ore, ovvero i comunicati degli ultimi giorni, sono qui. L'ultimo del primo maggio riguarda i lavori in via San Michele, il precedente del 27 aprile. Quindi al momento non ci sono assolutamente delle novità in materia. Peraltro si ha in animo da parte nostra anche un approfondimento con Trieste Trasporti su questo tema, che però anche Trieste Trasporti, come tutti e come sto dicendo già da questa mattina, si attende l'ordinanza della Regione e di conseguenza quelle che saranno le disposizioni. Mi sono anche fatto partecipe di una richiesta di una signora, di una sanitaria che lavora alla Pineta del Carso, che ha chiamato in diretta, che dice: e noi in particolare, se dobbiamo prendere i mezzi pubblici per spostarsi verso il Carso, già normalmente non sono così frequenti come in città, in questo momento è molto molto difficile andare anche al lavoro. Quindi anche noi attendiamo da Trieste Trasporti novità, che però chiaramente discenderanno da quello che si deciderà di fare in Friuli Venezia Giulia, e quindi attendiamo anche il Presidente Federica se questo potrà, diciamo, in qualche modo aiutare. Perfetto, la ringrazio. Grazie, comunque se voi volete... E se voi, diciamo, attendete novità da Trieste Trasporti, andate sul sito, guardate le ultime ore e se c'è qualche novità, no? Qui ci sono sicuramente. Grazie alla signora, ancora pubblicità, tra poco. Bentrovati, bentrovati ancora a Sveglia Trieste in questa mattinata, diciamo così, di vigilia della fase 2, potremmo chiamarla anche in questo modo. Allora, abbiamo visto un po' i giornali, la rassegna stampa locale, adesso proseguiremo anche ovviamente con quella nazionale. Abbiamo sentito il sindaco di Gorizia, abbiamo chiarito il caso cani con la nostra amica veterinaria Fulvia Da Rossi. Sentiamo la prossima telefonata, buongiorno. Buongiorno. Prego. Mi chiamo Maria. Ciao Maria. Senta, io sono anziana, sì, ma questa mattina sono invecchiata di 5 anni. Cosa è successo? Non ne posso più di sentire. Cosa potrò fare domani? Dove andrò domani? Un po' di pazienza. Abbiamo passato 50 giorni a casa, mi sembra impossibile non poter aspettare qualche ora. Se l'ho capito io che sono vecchia, dovrebbero averlo capito tutti. Grazie tante di tutto quello che fate. Buongiorno. Grazie signora, parole sante, le mando un forte abbraccio e le auguro una buona domenica. Fase 2, sia ai parenti, nuovi amici e seconde case, dal governo risposte su affetti e spostamenti, messe e parchi con le ordinanze delle regioni. In Friuli Venezia Giulia attendiamo l'ufficialità. Intanto, coronavirus Zingaretti, fase 2, obbligatori mascherine e distanziamento di un metro, anche incontri all'aperto con una persona, ricordo che se non sbaglio, non vorrei fare gaffe, ma che... Zingaretti era stato anche, aveva contratto il virus, quindi insomma parla da persona che insomma sa benissimo di cosa si tratta. Tra un attimo spero di farvelo un attimo sentire anche in video, solo la pazienza per attendere diciamo così la pubblicità sul web, che poi ci porta dal sito del Fatto Quotidiano direttamente a sentire le parole di Zingaretti. Vediamo se ce la faccio, perché non è così facile con tutte le quantità di banner, pubblicità che partono sul web. Sembra facile, ma non è così immediato il discorso. Zingaretti ha detto appunto fase 2, obbligatori mascherine e distanziamento di un metro anche negli incontri all'aperto, anche con una sola persona. Sentiamolo. Le illustrerà il vicepresidente Leodori delle basi di confronto affinché da subito si possa cominciare, ripeto, prima a discutere, poi a decidere e poi a operare, per fare in modo che quando si aprirà lo si faccia in piena sicurezza. Le regole base ormai le conosciamo. In primo luogo, in tutti i luoghi aperti al pubblico ma al chiuso sarà previsto in tutti i protocolli che proponiamo l'obbligo dell'utilizzo della mascherina. Negli incontri all'aperto, anche con una persona, l'obbligo della mascherina. Il mantenimento del distanziamento sociale almeno di un metro sempre, in qualsiasi occasione
di incontro sociale o lavorativo, l'indicazione di lavare frequentemente le mani. Coronavirus e su quelle che sono comunque insomma le posizioni anche del Partito Democratico su un'emergenza che chiaramente va a proseguire con determinate necessità di regole per tutti. Pronto, buongiorno. Pronto? Prego. Sì, buongiorno. Tanto vi ho fatto gli auguri di buon compleanno. Grazie. Sono Bruno di Trieste. Ciao Bruno. Ciao. Allora, che te chiedo, no? Giusto un titolo informativo. Allora, i bar o i locali, i buffet, vogliono essere aperti solo per l'asporto, giusto? Di quel che sappio. Al momento sì. Sì. Allora, siccome mi sono arrivate le fotografie e GoSavu, anche la fotografia che vado avanti, che di qualche locale che fa anche spritz. Puoi fare spritz per l'asporto? Sì, perché no? No, chiedo, no. Cioè, come dire, per asporto vuol dire per asporto, no? Può fare anche un spritzapero, anche un Campari. Ah, ecco, no, anche no, una bicicletta, per dirla in Trieste. Nel senso... No, domanda, perché mi pensavo solo asporto per caffè, invece qua... No, vabbè, ma il tema non è mica la bibita, il tema è che non ci sia l'assembramento. Ah, ecco, però, ad esempio... Cioè, se lei la vuole ordinare 4 spritz per asporto in bar, la telefona, gli fa i spritz, la faccioli spritz e la porta a casa i spritz. Ah, ecco, a casa, non fuori dei locali. No, fuori dei locali no, perché significa poi la possibilità che con una coda di persone, con più persone, se crei un gruppetto simile assembramento. Sì, immagino, no? Siccome mi arrivano delle foto, che sì. Insomma, no, va bene, non è importanza. Quindi sì allo spritz per asporto. Solo per asporto. Yes. Domanda, ti faccio ancora un'altra domanda. Dimmi. Allora... Al 18 teoricamente dove si vede i locali, no? Tutti quanti. Aspettiamo sì. L'ufficialità. Eccolo, è questo qua che ho sentito. Sì. Eccolo. In questo caso, sì. No? Apro il locale, mi do 50 metri quadri. Sì. Cioè lei, cos'ha? Un bar, un ristorante? Cos'ha? Mi do un piccolo buffet in via Sette Fontane. Sì. Forse anche lo conosco. Prego. Sì, sicuramente. Con un buffet in via Sette Fontane ai 37, sì. Proprio per l'esattezza, e ho 50 metri quadri. Sì. Eccolo. Verso e mi viene una persona. Ok? Sì. Allora, sì. Apro e chiudo la lei, perché se devo lavorare con una persona alla volta. Ah no, ma aspetta un attimo, le regole però non sono ancora state chiarite. Cioè, lei sa che. Probabilmente anticiperanno l'apertura al 18. Non è stato chiarito quante sì. Persone potranno stare dentro a seconda del tipo di locale. Su questo non c'è ancora l'ufficialità. Quindi no, lei dice però un locale piccolo avrò più difficoltà a come dire, lavorare distanziando le persone. Questo è il concetto. Sì, perché se a un metro distanza l'uno dall'altro devi bere e andare via. Non è che puoi fermarsi là. Per dire una ciacola, eccolo. Ha ragione. Allora, siccome mi pago, ti dico chiaro netto, pago 1.117 euro al mese d'affitto, sì. Eccolo. Mi non so come arriverò a affrontare, visto che 600 euro ancora non mi arrivai. Per cui mi apro già come se diventassi in quel puff. Sì, sì. No, no, ma per te hai perfettamente ragione. Capisci? Allora, certo volessi che queste istituzioni si muovessero un po' di più per noi. Certo. Certo, perché lei dice se io lavoro con una persona alla volta devo pagare sempre quell'affitto, non stavo dentro né con le spese, sì, come faccio? Né con tutto il resto. Vado a vendere, come si dice? Sì, ho capito. Capisci? Allora, mi è grave, no, il pensare. E ti faccio l'ultima domanda, dopo lo smoglio. Ai 9 ho sentito che qualche uomo si trova in tutti in Piazza Unità. O in Piazza Grande, diciamo così. Allora, c'è l'annuncio di questa manifestazione. Bisogna ancora capire se sarà autorizzata o meno. Bisogna ancora capire se e con quali modalità. Quindi anche qua aspettiamo un attimo di capire se effettivamente si farà, come si farà. Ormai le cose siccome cambiano di giorno in giorno, quello che succede tra 5 o 6 giorni onestamente
è un po' difficile prevedere le modalità, quindi aspettiamo un attimo prima di dire che ci sarà, che sarà autorizzata, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, come diceva qualcuno, domani è un altro giorno e si vedrà. In questo momento bisogna andare così, non si può fare altro. Mi dispiace ovviamente per la sua attività e spero che quanto prima... Ma come tutti, tutti diciamo, i miei colleghi che ha questa attività, che è in affitto, veramente è come dire per TV, chiuderà tutti, perché come è fatto... Perché mi, il proprietario del locale che sono in affitto mi dirà un mese te posso abbonare, due mesi anche, però dopo mi non posso fare altro, giustamente anche, devo anche capirlo. Anche perché no? La sua attività si basa anche su una determinata quantità, per esempio di panini e di bibite ogni giorno che devono essere vendute per stare dentro nel conto, no? E non è che fa dieci pranzi distanziati, no? Bisogna far tot, panini, piatti eccetera, al volo. E quindi è anche più difficile. È grave, Vabbè. Un forte abbraccio. Ti auguro tanti auguri, grandi. Grazie. Ti vedo ultimamente, te sono un pochettino più sul nervoso, ma sei giusto così. Non è facile, non è facile. E te manda fuori di testa. Grazie, ciao. buona giornata anche al nostro amico che ci ha chiamato, un'attività come tante persone, proprio quelle attività magari più piccole che hanno più difficoltà di distanziamento, che hanno più difficoltà ad affrontare una situazione di fase 2 con appunto, se uno ha le persone al banco, come dire, è dura accettare queste regole. Quindi speriamo naturalmente che l'epidemia veramente vada verso la fine e non abbia una nuova curva di risalita e magari consenta una situazione migliore anche per l'azienda. Questa era ovviamente la speranza, però dobbiamo basarci sui fatti. Pronto, buongiorno, prego. Pronto, buongiorno. Prego. Buongiorno, Francesco Ferfoglia. Ciao, Francesco. Dopo l'ultima seria telefonata, valutando le variegate telefonate, mi è venuta l'idea di una... idea propositiva che ho acquisito nella mia permanenza milanese. A Milano a Natale danno l'Ambrogino d'oro, sì, e il premio della bontà della notte di Natale, che io proporrei venisse assegnato a chi con molta pazienza ascolta come voi questa mattina tantissimi telespettatori con parecchie idee. E a proposito dei possessori di cani, a Trieste ne abbiamo 25.000, proporrei che ognuno donasse un euro a testa in maniera da raccogliere 25.000 euro e a turno mandare i redattori, i giornalisti di Tele4 a Cortina una settimana a fine anno a degrassarsi. No, più che altro qualcuno ha ipotizzato una micro tassa sui cani che risolverebbe tanti problemi relativi alla nettezza urbana in merito. Allora, cioè con 5-10 euro all'anno si potrebbero raccogliere una quantità di soldi incredibile, 30, anche proprio a favore della pulizia. Comunque un euro a testa per mandare i nostri giornalisti a Cortina a Capodanno, sì, in maniera da dare il San Giustino d'oro, San Giustino d'oro, e oltretutto anche un periodo di decompressione, sì, che meritano in quel di Cortina nel migliore albergo. Vabbè. Tanti saluti. Grazie a Ferfoglia. In questo momento ci accontentiamo anche di molto meno. Allora, ipotizziamo che domani possano aprire le attività. Apriranno senza alcuna regola, a parte mascherine, guanti e gel, o gli dicono all'ultimo momento così non riescono ad aprire? No, su questo possiamo rispondere, nel senso che è già stato chiarito che per le attività che avranno, diciamo così, hanno, diciamo, all'orizzonte un'apertura imminente, mettiamo così, se danno l'ok dall'11 ai commercianti regione questo pomeriggio, se sarà così, la prossima settimana potranno lavorare le sanificazioni dei locali per aprire lunedì. Stessa cosa, se i ristoranti con regole nuove questo pomeriggio verrà dato l'ok di aprire il 18, se la settimana prima potranno fare i lavori del caso, questo è già abbastanza chiaro anche da telefonate con
le autorità che ho avuto proprio negli ultimi giorni. Andiamo avanti ancora. Allora, in questo momento mi trovo a Grado, questa notte la mia convivente, insomma, ho chiamato l'ambulanza, l'ho portata a Monfalcone, vorrei chiedere se posso andarla a prendere, al centralino dell'ospedale mi hanno detto che posso andare a farlo, però si tratta di un altro comune, però attenzione, qua si tratta di una persona che è stata dimessa dall'ospedale, che deve arrivare in un altro comune, che forse non ha, come dire, i mezzi per farlo altrimenti, quindi io mi sentirei di dire che la persona che non è malata di Covid ma da altro, che è stata dimessa dall'ospedale, insomma, se deve tornare a casa, magari anche anziana, la prendi e la riporti a casa, credo che non ci sia alcun tipo di problema, si tratta di una questione, insomma, importante sicuramente e sicuramente urgente. Non so se c'era ancora una telefonata, mi sembrava di sì, invece no, leggo ancora una serie di altre mail che arrivano via, ma vorrei anche rimandare l'intervista del nostro Umberto Bosazzi al vice parroco di Barcola, realizzata ieri dopo l'aggressione subita giovedì, quella vicenda dai contorni molto molto particolari che vi abbiamo documentato in diretta. La polizia, i carabinieri e i sanitari intervenuti in suo soccorso giovedì mattina, quando di paura ne ha avuta davvero tanta. Il vice parroco di Barcola accetta oggi, decisamente più sereno, di raccontare l'aggressione di cui è rimasto vittima. Tutto inizia quando Don Martin entra nella chiesa di Barcola per un controllo. Appena aperto la porta della chiesa, e ha trovato questo musulmano, vestito magro, con barba, baffi, era già all'altare centrale e aveva il coltello in mano. Appena mi ha visto, urlava fortissimo, via, via, ti uccido, uccido tutti quanti. Don Martin scappa, inseguito dall'aggressore, ed è allora che rischia, e non poco. Io sono fuggito dalla sacristia e correvo qua, questo. Lui seguiva dietro a me, e per salvarmi, ecco, lui indietro col coltello. Allora io ho salito sul cancello e mentre salire c'è quella punta, mi ha preso la gamba destra coscia. 3-4-5 secondi sentivo, non ho potuto muovermi perché sentivo come bloccato, appeso. Col tempo due signori passavano dall'altra parte della strada, che gridavano aiuto, aiuto. Però sono fermati, però non sono venuti vicini, sono andati via. E dopo questa grossa ora ancora, lui mi avvicinava ancora, di provare a tentarmi coltellare i piedi. Allora, siccome lui avvicinava, ho fatto un forzo e mi sono caduto dall'altra parte esterna, verso la strada. A quel punto il vice parroco riesce a rientrare in canonica, mentre l'assalitore viene affrontato da Mustafa, un marocchino ospite della parrocchia, grazie al cui intervento di fatto l'assalitore è bloccato poi dalle forze dell'ordine. L'uomo, secondo il racconto di Don Martin, era arrivato a Barcola a bordo della linea 6 e già in autobus aveva dato evidenti segnali di squilibrio, come gli era stato raccontato da una parrocchiana. Questo tentatore gridava forte, blasfemava, parolacce, e poi anche diceva Allah, gridava, e poi cantava, sono sulle 6 e adesso scendo fra poco, ballava un canto, un ballo, e anche la signora sapeva che cosa, e poi tutti sono impauriti, nessuno ha chiamato carabinieri e la signora tremava, tutti quanti sono impauriti, nessuno ha chiamato polizia, anche l'autista non si è fermato. Questa signora Sheisha, dopo quelle 3 mele l'ha fermata, Sheisha avendo paura, lui anche Sheisha. Appena è sceso, questa signora si è scappata, fuggita per salvare. Diceva, chissà cosa farà questo qua, cosa combinerà.
Allora, queste le parole appunto del vice parroco di Barcola rispetto all'aggressione. Vi ricordo, nulla c'entra, ma chiaramente lo ribadiamo. Alle 10.30 ci sarà la messa in diretta su Tele4, la messa della domenica, ormai diventata tradizione ai tempi del coronavirus, perché ancora non è possibile parteciparvi. Ci sono queste regole in evoluzione che speriamo possano essere confermate da domani. In ogni caso, messa che oggi va in onda in diretta dalla chiesa di Muggia Vecchia, quindi un'alternativa rispetto alla classica messa da San Giusto che vi abbiamo fornito in tutto questo periodo di emergenza per garantire ai fedeli di osservare il precetto della messa domenicale. Mano dei clan del Veneto verso Trieste, richiamo dell'osservatorio antimafia, gli interessi in regione e in città per le grandi opere sono il frutto di un patto criminale con le consorterie nazionali. Andiamo avanti ancora, addio a Guido Trani, fu lui l'ultimo frenador de città, piranese di nascita, guidò la corsa finale del tram 9 nel 70, da sempre legato alla chiesa, fu anche ordinato diacono. Auto con ruote all'aria in via Udine, illeso il conducente di 89 anni, coinvolti altri due veicoli in sosta, l'anziano ha riferito di aver sterzato improvvisamente per evitare un ostacolo. Morto Abram, anima della cultura slovena, Lojze Abram, giornalista e scrittore, grande promotore della cultura slovena in Italia. Strada per Lazzaretto senza auto per una tintarella distanziata, tra le ipotesi del comune anche la chiusura totale al traffico del Mandracchio in modo da consentire agli esercenti di poter ampliare i loro spazi all'aperto. Tra l'altro, in materia proprio di Muggia, dovremmo avere oggi anche un'intervista con il sindaco di Muggia Laura Marzi, alla quale chiederemo naturalmente anche conto di questa situazione, di questa ipotesi per la fase 2. Stiamo ragionando sulle modalità attuabili per offrire aiuti sostanziali ai nostri concittadini per affrontare la fase 2, così il sindaco di Muggia Laura Marzi, lo sentirà anche il nostro Umberto Bosazzi dopo la messa in quel di Muggia Vecchia. Lo stanziamento dell'amministrazione Pallotta, l'impresa di Duino 50.000 euro anticrisi, l'asse Green dice no agli scavi sotto la linea Urisina-Ronchi, il progetto di RFI coinvolge la grotta delle Torri di Slivia, la galleria di 23 km incassa il niente dei consiglieri appunto per questo motivo. Andiamo avanti anche con le altre notizie, arrivando anche alla pagina sportiva. Il circuito ATP sbarca sui campi di Padriciano con il Città di Trieste da oltre 50.000 dollari. Torneo internazionale organizzato dalla Tennis Events. Si svolgerà dal 24 al 30 agosto, ma c'è l'incognita ovviamente del Covid tra i big già adottati, Lorenzi e Berrettini. Ghirelli, promozioni della C delineate, non le retrocesse. Il presidente Lega Prof, il punto di vista dell'assemblea del club del 7 di maggio, sarà il Consiglio federale a decidere, anche se la parola definitiva dopo il passaggio dell'assemblea del club il 7 maggio spetterà il Consiglio deliberare le promozioni. Nelle promozioni della C e la B la classifica è delineata, mentre in zona retrocessione le situazioni non sono ben definite, dice. Ancora Serie A, calda l'idea del via novembre ma a porte chiuse, intanto è mercato. L'ipotesi verrà esaminata dal Consiglio federale, Milano punta a Kalinic, la Rei e Venezia, Blinda, Watt e Stone. Bene, insomma, queste tra le notizie che ovviamente fanno parte di quel mondo dello sport parlato e chiacchierato e non giocato, purtroppo per le ovvie restrizioni relative appunto al coronavirus, alla fase che stiamo vivendo. Ricordiamo che per gli atleti anche professionisti di discipline individuali da domani c'è il via libera agli allenamenti dal 4 maggio, per le squadre, per gli allenamenti, vedremo in che formula, dovrebbe esserci il via libera dal 18 di maggio. Allora, buongiorno, mio figlio abita in città, può venire a Opicina in macchina per visita parenti, ovviamente da domani, se tutto verrà confermato, sì. Grazie ancora per gli auguri di tante persone. Vorrei sapere se posso circolare con lo scooter.
cioè abitando in Baia Monti posso andare in Piazza Unità. Il tema è sempre lo stesso, per cosa rispetto a quelle che sono le prescrizioni e le regole, no? Perché, come dire, adesso vedremo quello che verrà detto in giornata e sapremo quanto è il tema della giornata odierna, della domenica, restiamo ancora coperti e allineati sinché non ci sono delle novità chiare. Allora, abbiamo sentito alcuni dei servizi che riguardano le ultime novità anche rispetto alla fase 2. A breve sentiremo anche quello dei 4.000 artigiani che ripartono e tornano al lavoro dalla giornata di domani 4 maggio. Ma ora abbiamo una telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno? Allora, se non c'è la telefonata e si è saltata la linea, andiamo a sentire ancora Enrico Eva sugli artigiani. Su Trieste apriranno 4.000 imprese artigiane e oltre 3.700 lavoratori dipendenti di questi ultimi, quindi avremo quasi 10.000 persone lunedì mattina che finalmente si recheranno nei posti di lavoro per una ripartenza in sicurezza, quindi c'è molta aspettativa e speriamo che le cose vadano nel migliore dei modi. Confartigianato ha fatto una lettera aperta a tutti gli organi di controllo, a tutti, nessuno escluso, per invitare gli organi di controllo a far sì che i controlli siano dei momenti formativi e non dei momenti repressivi. Ci sono i protocolli della sicurezza, come lei ben ha detto, che sono diversificati. Il decreto ne ha previsti tre, uno per i trasporti, per la logistica, uno per la cantieristica edile e uno per tutte le imprese. Sul nostro sito Confartigianato Trieste sono ben evidenziati che non ripartiranno le 360 imprese che sono quelle dell'acconciatura e dell'estetista e una piccolissima parte dell'artigianato artistico che non possono ripartire. Quindi sostanzialmente queste imprese purtroppo al momento sono chiuse. Ovviamente dispiace, c'è anche, devo dire, molta solidarietà tra artigiani, tra chi riparte, nel vedere che non si riparte tutti e questi rimangono a questa ipotetica data del 1° giugno, sperando e tifando che la data venga rivista, e tutti tifiamo, da cittadini in primis e da imprenditori in secondo luogo, che i contagi rimangano assolutamente dignitosi, perché ce la giochiamo tutti dal 4 maggio con la linea di contagio. Sarebbe opportuno, insomma, una sorta di vademecum per tutte le varie categorie. Sì, ecco, il vademecum sarebbe proprio un protocollo di sicurezza, come esiste per la metalmeccanica, come esiste per le attività, come esiste per i trasporti, come esiste per le imprese, per la cantieristica edile, deve esistere anche per queste attività che sono assolutamente delicate. Un protocollo deve essere fornito e messo a disposizione per tempo. Questo lo chiediamo con gran forza. Poli di sicurezza, voglio essere molto chiaro, non impongono nessuna sanificazione con ozono. I protocolli di sicurezza impongono che ci sia una pulizia e una sanificazione dei luoghi di lavoro, che può essere effettuata anche dalla stessa impresa, quindi non c'è nessun obbligo normativo sull'ozono. L'ozono è un sistema di sanificazione dell'ambiente di lavoro, però non è previsto come parte obbligatoria in nessun protocollo di sicurezza. Queste le parole dunque di Enrico Eva, che sarà proprio una di quelle persone che sentiremo appena ci saranno i famosi protocolli di sicurezza, proprio per chiarire cosa bisogna fare in tutta una serie di aziende per poi ripartire. Pronto? Pronto, buongiorno. Pronto, sono io in linea? Sì, signora. Buongiorno, dottor Stabile. Oramai sappiamo tutti, buon compleanno di cuore. Grazie. Allora, le domando... Grazie. Niente, vabbè, forse è caduta la linea. Sento un po' bassissimo. Mi dica. Sente? Adesso sì, vada. Allora, le domando solo questo. Io un quarto d'ora fa ho ricevuto l'avviso sul telefonino riguardo regione per regione dell'Italia per la nuova fase 2. Allora la prego, dato che dovete sentire Fedriga, è perché c'è scritto nel Friuli Venezia Giulia verranno aperti i parchi, i giardini nuovamente con domani, però l'area giochi rimane chiusa. Però signora, perdoni, mi scusi.
Di cosa sta parlando? Cioè, che messaggio ha ricevuto e da chi? Ho ricevuto le nuove regole di regione per regione della fase 2. Da chi? Che viene sempre questo avviso, dottor Stabile. E combacia con ciò che dice... Sì, ma mi scusi, il mittente chi è? Chi gliela mandate? Dentro il sito di Google, da UPDAI, io non so inglese, e c'è scritto la nuova fase 2 regione per regione, come c'è scritto Friuli Venezia Giulia. Sì, ma quindi lei mi sta parlando di una sorta di newsletter che l'aggiorna sulle fase 2. Il certo, tema però è che Fedriga, sta ordinanza, non è ancora fisicamente firmata. Certo, per questo ho chiesto se gentilmente, quando lo sentite, sì. Siccome c'è scritto, i parenti probabilmente stanno studiando che possono entrare nelle case di riposo, però apertura parchi e giochi, però l'area giochi per i bambini deve essere chiusa. E questa domanda che le chiedo gentilmente. Certo. Allora, io il Presidente vi posso anche dire che l'ho già sentito questa mattina, e mi ha detto che nel pomeriggio sarà emessa l'ordinanza. Non è ancora chiaro se parlerà o non parlerà in diretta Facebook, piuttosto che sarà diffuso un video. Non è che posso disturbarlo aspettiamo che sia chiarita questa ordinanza. Dentro l'ordinanza probabilmente ci sarà quello che dice lei, perché le indiscrezioni le abbiamo lette anche noi, no? Il tema è: se si modifica qualcosa e noi diamo per certo una cosa, non mi sembra corretto, visto che ormai mancano poche ore. Comunque probabilmente sarà giusto, probabilmente sarà questo. Attendiamo l'ufficialità del Presidente, dunque speriamo anche un suo discorso. Però capisce, dottor Stabile, io capisco, non assembramento, però aprono i parchi verde. E ci sono tutti i nostri giardini a Trieste, hanno l'area per bimbi, e di chiudere l'area per i bimbi che non possono accedere mi sembra non giusto, ecco, poveri bambini. Però il tema qui secondo me è un altro, cioè bisogna un attimo fermarsi e riflettere. Ora, io porto il bambino fuori, il bambino non posso limitarlo come un adulto, cioè... Certo. Il bambino gli puoi anche dire, anche una bambina, non metterti le mani in bocca, però magari lo fa 3 volte prima di capire che non deve farlo. Con quelle 3 volte può aver già messo in bocca, dopo aver toccato l'altalena eccetera, delle particelle che possono contenere il coronavirus. Quindi il tema è: come fai? Lo stesso problema delle scuole, perché si sono fermate le scuole? Per 2 motivi. A, che i bambini si contagiano molto più velocemente degli adulti e quindi passano il contagio, no? B, certo. Come fai a limitare i bambini, in particolare degli asili, no? Cioè tu gli dici non metterti le mani in bocca, non fare quello, ma non è che lo fanno al 100%. Quindi credo, suppongo, che il tema delle aree giochi sia legato a questo. Cioè l'area giochi, pur sanificata, una volta che ci passano sopra 10 bambini, dovremmo sanificarla a ogni istante per non metterli a rischio e per non mettere a rischio a quel punto tutta la loro cerchia familiare. Quindi capisce che... Sì, ma come fanno? Secondo me invece è un tema molto molto importante di rimente, perché il bambino, se anche gli metti i guanti e la mascherina, se si mette in mano la bocca con i guanti... come si dice a Trieste, semo là del motto della serie, poco cambia, quindi... È difficile, e proprio su queste situazioni secondo me invece bisogna stare attenti. Dottor Stabile, però tutta l'area di bambini a Trieste, in tutti i nostri parchi, è un'area libera dentro i parchi, non è transenata, no? Cosa chiudono la parte dei giochi, cosa fanno? Allora io chiudo i giardini e non apro per ancora una settimana. Sarà dura, nel senso che anche il comune non è che può andare a transennare tutte le aree giochi della città. E... Però se da Roma, capisco comanda Fedriga, però se da Roma Conte mi dice una cosa simile, cosa si fa? Allora lasciamo chiuso il verde ancora una settimana. Io sarei completamente d'accordo con lei, ma la tendenza è un'altra, anch'io sarei un po' più garantista. C'è da dire però, ripeto, che per i bambini li puoi controllare fino a un certo punto e quindi su questo la materia è delicatissima.
è veramente delicatissima, e lei ha ragione, come fai a recintare tutte le aree giochi, appunto, a tenere aperti i parchi? Appunto. Concordo perfettamente, sarà dura. Vediamo cosa decidono nello specifico di fare, e poi ovviamente su queste cose sentiremo anche gli assessori, perché ci sarà l'ordinanza, ci saranno i correttivi, ci sarà l'assessore che si occupa dei parchi pubblici che dovrà fare eventualmente, insomma, è complicata, vi daremo gli aggiornamenti. Grazie alla signora, dobbiamo andare in pubblicità se non sbaglio e poi torniamo. Bentrovati in diretta, rispondo subito a una delle domande arrivate via mail. Si può raggiungere un'autoriparazione per lavori urgenti? Sì, A perché sono aperte, B perché è urgente e di conseguenza è necessaria per fare eventuali cose necessarie e urgenti. Sì, rincari, un signore mi scrive che sono aumentato di 20 centesimi il prezzo delle sigarette. Ora, io non mi intendo perché non fumo, ma accerteremo, perché non ne sapevo ovviamente. O non ne sapevo nulla, sono aperte riaprono le concessionarie. Mi pare che potrebbero essere tra quelle inserite, ma avremo delle lucidazioni anche su queste giornate e le domande e risposte sicuramente chiariranno. Buongiorno, perché sono sempre obbligatorie le mascherine quando esco di casa, quindi l'aperto da solo? Ovviamente sono obbligatorie perché non si può sapere chi magari si incontra. Mentre quando vado al lavoro in fabbrica alimentare, in locale chiuso con vari colleghi, non c'è l'obbligo di oltre il metro di distanza. Sì che c'è l'obbligo, sì, dovete rispettare il distanziamento sociale anche al lavoro e dovete mantenere le mascherine, sì, certo che c'è. Pronto, buongiorno. Salve, buongiorno. Buongiorno signora, prego. Buongiorno, scusi, mi chiamo Monica. Ciao Monica. Buongiorno, innanzitutto volevo ringraziare di tutto il lavoro che state facendo, io vi seguo molto assiduamente. Grazie. Ci dica. Sì, e volevo intervenire a proposito dell'intervento precedente riguardo al discorso dei bambini. Allora, io sono un'insegnante di scuola elementare, insegno a Duino Aurisina e praticamente come tutta la popolazione scolastica si riparlerà appena a settembre. Mm-hmm. E la mia grande preoccupazione è proprio la fascia di età che va dai 3 anni fino all'università, ma in particolare quella che riguarda la scuola elementare. E, non vorrei citare Jean-Jacques Rousseau, che era un noto pedagogista, anzi il padre della pedagogia, che affrontava il problema dell'educazione, soprattutto in questa fascia di età, un tema molto importante, che non va, secondo me, sottovalutato. Certo. E allora la mia proposta sarebbe: non lasciamo correre troppo tempo, vediamo di affrontare per tempo la situazione. E magari su Ring, visto che è un programma molto importante che voi proponete, proporre proprio il tema, una discussione, per sensibilizzare l'opinione pubblica, per affrontare questo tipo di problema. E vedere come organizzare questa situazione, che avrà sicuramente tanto da pensare. Lei che effetti negativi teme per questo buco, diciamo così, nell'andare a scuola, questo momento di stop molto prolungato? Certo, ma io quello più che altro non è che temo, mi dispiace, no, che questa popolazione di bambini, di ragazzini, perdano un momento molto importante, molto delicato di crescita, che abbia delle sofferenze, perché magari restare chiusi in casa tante ore, oppure avere questi rapporti limitati con gli altri bambini, oppure non avere proprio le cose che andrebbero anche fatte a questa età, quindi ore di gioco, ore, certo, di spazio libero, di svago, e cosa che ovviamente in una reclusione, ma in un regime che stiamo vivendo, per un bambino può essere malsano. Quindi secondo me questa cosa va assolutamente organizzata
pensata. Noi siamo comunque gli adulti, certo. Siamo gli adulti di riferimento, quindi è importante che questi bambini non siano lasciati da soli. No, ecco, perfettamente oppure ragione. Lasciati magari in mano ai genitori che non sanno come organizzare, oppure a, ma infatti, ai nonni, non so se ha letto che siamo sempre nel campo dell'ipotesi, si sta pensando, sì, ragionando sul discorso di centri estivi e quant'altro, fatti in, in piccoli gruppi all'aperto, eccetera, proprio per, quantomeno dal punto di vista della socialità tra bambini, aprire anche lì una nuova fase. Il tema è che secondo me c'è ancora da vedere come funzionerà la curva del contagio nel mese di maggio, perché se ritorniamo prepotentemente a salire, lì diventa un problema, no? Anche da qui il tema prima della signora che ha chiamato, degli spazi gioco, no? Le altalene, eccetera. Da una parte sarebbe giusto farli giocare serenamente, dall'altra il bambino, tu lo dici non metterti le mani in bocca, ma magari risponde la terza volta dopo averlo fatto. Quindi c'è questo equilibrio da trovare. Secondo me bisognerà attendere questo mese di maggio per capire come va la curva. Dopodiché assolutamente ha ragione, bisogna trovare un modo. Cioè, sì, organizzare, proprio pensare, studiare così una, diciamo, una tavola studiosa anche a livello di pedagogia, visto che anche noi abbiamo qui a Trieste, abbiamo vantato nel passato una facoltà di magistero di pedagogia, certo, dove certo. Il tema dell'educazione si affrontava. Quindi affrontare senza perdere tempo e dando anche, non solo affrontando il problema del parco, non parco, giocare con un bambino oppure no, ma affrontare proprio più a livello generale il discorso dell'educazione e come affrontare anche il discorso dell'istruzione. Se dovrà essere a distanza e se dovrà essere in modo da non trovarci impreparati quando magari il Ministero dell'Istruzione darà le direttive e noi magari dovremo appena organizzarsi. Perché lo propongo sicuramente, lo propongo sicuramente, perché sembra sicuramente un qualcosa di molto molto interessante. Va bene. Grazie signora. Ancora un saluto tantissimo a tutti quanti, alle mie colleghe, ai dirigenti scolastici e a chi si occupa della scuola. Grazie. Grazie signora. Allora, riferimento della signora che ci aveva detto prima, mi è arrivata questa mail che dice sulla fase 2, eccolo qua. Si tratta di una newsletter legata al TGCOM 24, coronavirus, la guida alla fase 2, ecco come ripartirà l'Italia con le eccezioni regione per regione. Qua si spiega un po' tutto. Vado a vedere però quello che riguarda anche il Friuli Venezia Giulia, no? Perché poi, come detto, ci sono le eccezioni. Stiamo sempre parlando di una situazione in evoluzione, quindi non prendiamo niente per assodato finché non parla il presidente Fedriga, che magari, no, fa delle precisazioni specifiche. Ora, l'unica precisazione che è su pagine e pagine di materiale riguardo il Friuli Venezia Giulia è: in Friuli Venezia Giulia è allo studio la possibilità di riprendere le visite agli anziani nelle case di riposo. Della serie grazie, ma come dire, non è che sia un'informazione che risolve niente, perché non dice se è possibile ancora o no, perché lo deve decidere il presidente Fedriga, uno, e due, non dà nessuna altra indicazione. Dopodiché ci sono le indicazioni nazionali che sappiamo, no? Che insomma dovrebbero arrivare, no? Cosa si può fare e cosa no a partire dal 4 di maggio, no? Però anche qui, no? Io adesso vi faccio vedere questa slide e credo che tutte le persone capiranno che se io vi mostro questa slide suscito 300.000 domande, perché se uno scrive dal 4 maggio visita ai parenti sì, 10 persone mi chiamano e ci dicono cosa sono i parenti, ecco perché attendiamo le risposte ufficiali del governo della regione, no? Perché altrimenti di fronte a una risposta si aprono 30, 40, 50 possibilità di andare poi a vedere nello specifico che cosa significa. Dal 4 maggio funerali sì, anche qua posso dire, ma i funerali si facevano comunque in forma ridotta e rimarranno in una forma ridotta, di massimo, se non sbaglio, 15 persone. Quindi, come dire, ad ogni risposta positiva in realtà poi ci sono decine e decine di casi specifici. Per questo vi dico, aspettiamo un attimo, perché altrimenti la gente giustamente dice ah, allora questo lo posso fare, chiama, domanda però il particolare e non siamo in grado di rispondere perché ancora non c'è l'ufficialità su tutto quello che ne discende. Quindi capite bene che sì, sarà una fase 2, sì, si potranno fare più cose, però stiamo attenti, perché nel momento in cui diamo indicazioni non vogliamo che poi la gente esce di casa,
prende 400 euro di multa e si rovina la giornata e probabilmente anche il mese. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Sì, buongiorno, sono in linea. Sì. Buongiorno, innanzitutto buona giornata, buona domenica, anche se dovete lavorare. Complimenti per tutto quello che fate. Grazie. Santi, santi, santi. Io volevo fare una piccola considerazione. Si parla appunto che si può andare a fare una passeggiata, cioè poter andare a prendere un po' d'aria, a fare ginnastica, qualcosa. Allora, noi consideriamo il fatto che ci sono tante persone in età invalide al 100%, invalide al 100%, che praticamente si ritrovano a dover stare a casa. Dopo due mesi che sei a casa, non puoi andare al barcolo a prendere un po' d'aria. Perché abitando nella zona di altura, essendo tante persone qua in altura, dove vanno a fare questa camminata? A Catinara, vicino all'ospedale? In strada? Perciò se so che lei non potrà rispondermi sicuramente. No, ma ho capito perfettamente. Facendo, no? Una considerazione. Perciò avere la possibilità di poter andare fino a Barcola, prendere mezz'ora di aria, d'aria come tutti gli altri. Certo. Perché qui ormai comincia a diventare... Ma infatti, ripeto, probabilmente da domani si potrà. Aspettiamo che il Presidente questo pomeriggio ce lo dica, così sì, siamo so, tutti più tranquilli. Lei non può rispondermi appunto, io dico questo appunto per dire... Poi no, ma ha ragione, so benissimo, altura, insomma, è come fare non il Gran Premio niente. Della montagna, insomma. Non abbiamo città. Niente, proprio niente di niente, una cosa è catinare in ospedale e mi pare che insomma, se si può stare un pochettino più lontani certo. Va sempre meglio. Certo. Poi certo. Volevo dire ancora un'altra cosa, sarei d'accordo con quel signore che ha chiesto prima di mandarvi almeno 2 settimane, non una, a rilassarvi perché veramente siete stressati al massimo. Fanno delle domande che voi, neanche se voi foste, non so, Gesù Cristo in terra, che potete rispondere a tutto. Ma queste persone hanno un poco di considerazione per voi? Mm-mm. Stanno fuori a guardare chi viene con la mascherina e chi non viene. Ma se avessero altri pensieri, tipo disoccupazione, roba del genere, penso che non chiamano se uno mette o no la mascherina. Poi quello è individuale, ognuno si comporta da persona civile. Certo. E voi ne andate sempre in mezzo, tante volte vi vedo con un'espressione tanto tesa, perché non potete né rispondere né niente. Che queste persone abbiano un po' di considerazione per voi. Sì, sì, beh, io semplicemente, signora, mi metto nella condizione della persona che chiama e a cui dico può fare questo, si becca una multa da 400 euro e diventa pesante. Quindi questo è il tema, no? Bisogna sempre stare attenti a quello che si dice. Ma infatti, ma voi non potete far niente. Grazie. Comunque... Grazie signora per la sua chiamata. Vado a leggere questa cosa per farvi capire perché questo può portarvi in errore, no? Il 4 maggio in Italia inizia la fase 2, torneranno al lavoro 4 milioni e 400 mila persone, si potrà far visita a coniugi, conviventi, partner delle unioni civili, parenti sino al 6° grado e affini. Vediamo dal web. Fino al 4° grado come i cugini del coniuge e persone legate da uno stabile legame affettivo, come i fidanzati, ma non gli amici, ok? Questa è una cosa che pare assodata. Però, per esempio, vi libera anche l'attività motoria non solo nei pressi della propria abitazione. A Trieste in Regione si può già, per esempio. Resta il divieto anche per le seconde case, non è tra gli spostamenti per necessità. Però se il Presidente Fedriga questo pomeriggio decide di sì, sarà sì. Per questo non vi leggo queste sfilze di, diciamo così, vademecum sulla fase 2. Perché? Vi dico una cosa che questo pomeriggio potrebbe essere modificata e quindi, come dire, credo sia giusto piuttosto pazientare un attimo ma fare le cose correttamente come si vede, come si deve. Allora, andiamo a rivedere invece il servizio sulla Cina e il porto di Trieste, l'approfondimento su Panorama relativo a quello che insomma, è stata la ricostruzione di quello che è successo con la lunga mano del dragone cinese sull'Europa con la Via della Seta, ma anche sul tema coronavirus. Andiamo a vedere cosa ha scritto Panorama. Come trasformare la pandemia in business? Ed ecco che il porto di Trieste, collegato alla lunga mano del dragone cinese, riappare nel mainstream nazionale sulle pagine di Panorama. L'unica foto di una città italiana su 15 pagine di approfondimento, in un numero che ritrae in copertina il presidente della Repubblica Popolare Cinese che tiene i fili dell'Italia, ridotta ad una marionetta cartonata nelle mani di Xi Jinping. Nel pezzo di Guido Fontanelli, uno dei tre autori dell'inchiesta,
che inserisce Trieste come uno dei punti cardine dell'interesse cinese in Italia, si leggono le parole di Joshua Wong, leader degli studenti di Hong Kong, che suonano come un ammonimento all'Italia. La Cina sta sfruttando l'invio delle sue mascherine sanitarie allo scopo di ottenere una futura influenza politica. La generosità insincera, dice, ha un prezzo. Insomma, una Cina votata a crescere nel cosiddetto soft power, ovvero a sostituirsi nell'immagine di potenza buona a livello internazionale, sostituendosi agli Stati Uniti per poi largheggiare nelle acquisizioni all'estero. Forse Pechino vuole farsi perdonare la colpa della pandemia, si legge ancora su Panorama, che riserva la prima parte del settimanale alle accuse di insabbiamento totale sul Covid-19. Cina, la verità negata, il titolo della ricostruzione di Maurizio Tortorella, che racconta come il governo di Pechino abbia fatto di tutto per nascondere lo scoppio dell'epidemia e poi ne abbia minimizzato il pericolo. Sono soprattutto le date evidenziate, paragrafo dopo paragrafo, a far impallidire. In primis quel 17 novembre, quando a Wuhan vengono documentati i primi casi di infezione da coronavirus di un nuovo tipo, quasi 3 mesi prima del lockdown in Italia, giusto per farsi un'idea del ritardo di comunicazione. 24 tra eventi, notizie di stampa e allarmi, per citare solo quelli entro il mese di gennaio, che avrebbero forse potuto cambiare i destini e le scelte del resto del mondo se accertati in tempo. Tutto secretato, silenziato, dissimulato, mentre il grande fratello reale, non metaforico, del drago, ovvero il riconoscimento facciale collegato a 1.400.000 cinesi, sorvegliava movimenti, posizioni, dichiarazioni e frasi via social di un popolo che vive in un regime, scrive Panorama, da sorvegliati speciali. Allora, ancora un paio di minuti assieme, poi sarà il momento della messa officiata dal Vescovo di Trieste, Giampaolo Crepaldi, da Muggia Vecchia, dalla chiesa di Muggia Vecchia, non dalla cattedrale di San Giusto, quindi anche una novità quest'oggi. Pronto, buongiorno. Pronto. Prego. Volevo chiederle, ho la tesserina dell'autobus che ho fatto in marzo, se è ancora valevole per tutto maggio, perché io non l'ho adoperata. Sono 2 mesi a casa. Sì. Mi sa dire qualcosa? Scusi, la tessera dell'autobus di? Da marzo, aprile, ma non l'ho adoperata. Sì, signora, mi perdoni, non si sente. Questa tessera dell'autobus, ok? Sì. Io non uso l'autobus così frequentemente, quindi non so. Questa tessera dell'autobus l'ho fatta in marzo. Sì, ma è mensile, cos'è sta? Non l'ho adoperata, dovrei adoperarla adesso in maggio, quindi io devo ricomprarla o posso buttarla? Signora, io non so come funzionano le tessere dell'autobus. No, questa è una tessera dell'autobus mensile che come una volta ci scrivi sopra il mese e la timbri? Sì, brava, sì. Ok, sì. L'ha timbrata? No, io ho tutto con la fotografia. Pago e senza timbrare. Signora, non si capisce, mi perdoni, questa tessera qua, ok, sì, riguardava il mese di marzo? Di marzo, sì. Vabbè, allora basta, quella riguardava il mese di marzo, punto. No, perché avevano scritto che era quella di marzo che non si è adoperata, che era valevole per aprile, ma aprile ero ancora a casa e quindi non so se voi sapete qualcosa. No, onestamente no, signora. Io so che le tessere comunque non vengono rimborsate. Ecco, questo so io. Che lei mi dica che quella di marzo si poteva utilizzare d'aprile, se è stata validata, sicuramente no. Non credo possa essere valida per maggio. Mi informo. Grazie alla signora che ha chiamato. Scusate, non sappiamo ovviamente tutto, non possiamo sapere tutto. Linea alla messa da Muggia Vecchia.